Eccoci qua in diretta con Daniele Bossari e Thomas Jorman Vitulano. Ciao a tutti. Ciao, ciao Patrizia, ciao Thomas e ciao a tutti. Ciao carissimi, grazie di essere qui. Ringrazio anche chi ci ascolterà stasera in diretta Facebook o in audio nella nostra web radio, o magari in podcast e anche su Spotify. Salutiamo tutti quelli che ci sono oggi e tutti quelli che ci saranno da domani. Certo che è bellissimo, io amo la formula del podcast, amo la possibilità di riascoltare poi i contenuti quando uno ha tempo, quando uno ha voglia, anche ad esempio quando uno si allena, paradossalmente, no? Io almeno uso questa tecnica, cioè ascoltare un podcast, un audiolibro, in modo da avere la mente magari concentrata sul concetto che sto ascoltando e non penso alla fatica fisica e mi passa prima, quindi è un ottimo suggerimento. Eh sì, assolutamente. Ah, stanno arrivando le nostre affezionate, Elisa De Martin, la nostra Milva Fantoni, Angelo Doro, Valentina, Claudia, Giada, bene, benvenuti a tutti anche su Web Radio. Ciao, ma che piacere, che bello. Ma allora, innanzitutto ditemi una cosa, mi vedete bene, mi sentite bene, tutto a posto? Va tutto ok? Io ho verificato qui, dovrebbe essere tutto ok, quindi ci siamo. Tutto a posto, va Ok. benissimo. Voi come Io state? Come va questo periodo così strano, così... evolutivo. Come va? Sinceramente, io Daniele oggi ero un po' a KO. Infatti, ho passato metà del pomeriggio a farmi su fumigi che non faccio mai e a stare al sole, a stare a curarmi. Oggi ho avuto abbastanza tempo libero e quindi mi sono preso cura di me. Una defiance che non ho quasi mai, e oggi è stato un giorno abbastanza tostino. Però arrivo stasera ad esserci veramente. Quindi Centrato. sì, ci sono. E Bene, tu? bene. Voi? Patrizia? Io benissimo, ho fatto delle bellissime passeggiate qua in montagna, sto benissimo, sono carica, va bene così, tutto è come deve essere. Vorrei aprire la puntata con un messaggio che mi è arrivato da una persona che non ha piacere a far sapere chi è. E mi ha mandato un messaggio per te. C'è Daniele. posta per te, sembra. C'è poppa per te anche qui. Ciao Daniele, ho avuto il dono di incrociarti durante i concerti di Neck e di Britti a Montpellier nel 2016 in Casa Azzurri. Tu la voce di Radio Italia, io a poca distanza che da dilettante cercavo di rubare qualche scatto. Ti avevo vicino e ricordo non solo il tono profondo della tua voce, ma anche la tua presenza aperta, dolce, ferma e umile. Sono rimasta colpita dal tuo stare nel mondo e da allora mi sei rimasto nel cuore. Grazie per la bella persona che sei. Adesso Che belle parole, che bello, che bel messaggio che mi leggi. brividi, non so a te. Ma certo, ma come no? Mi arriva, sì, mi arriva. Thomas lo sa perché ho già avuto modo di incontrarlo e quindi ci siamo conosciuti. E io è la prima volta invece che ti vedo, ti ho sentita al telefono, ma non ci siamo mai visti, Vero. no? Personalmente. Quindi grazie alla tecnologia adesso annulliamo questa distanza. Ma Thomas sa quanto io senta questi messaggi, queste emozioni, queste gioie che mi arrivano. Quindi, cioè, insomma, mi arriva veramente tanto. Quindi, Infatti, grazie. so perché ti ho sentito, infatti vorrei dire due parole di Certo. introduzione. Questa serata è nata, è sorta. Sicuramente non mi prendo i meriti, però c'è stata una grande, forte spinta da parte mia, perché Daniele, Direi. mi sto facendo il filo, tra virgolette, da gennaio, da prima di tutto questo marasma mondiale. Ci siamo incontrati ad una presentazione del suo libro, che è appunto La faccia nascosta della luce, che questo qua lo faccio vedere, bellissimo libro che ho comprato, che ovviamente mi ha firmato quella sera. E al teatro io ho aspettato tutti, non so se ti ricordi Daniele, ho aspettato che andassero via tutti. Certo che mi ricordo. Ci siamo incontrati a mezzanotte praticamente e ho voluto essere l'ultimo, se vuoi anche per egoismo, però volevo avere un attimino di intimità con te perché mi hai colpito tantissimo. Mi hai colpito tantissimo per la tua luminosità, la tua solarità, la tua freschezza, la tua leggerezza, la tua fluidità nella vita, e
e in quello che raccontavi essere tra l'altro uno dei momenti più bui della tua esistenza attuale. E questa cosa a me mi ha letteralmente flashato in senso buono, perché ho effettivamente visto un essere che, oltre a parlare, tra l'altro con molta umiltà, cosa che ti denota, ha realizzato effettivamente quello che io, Patrizia e tu stesso abbiamo letto in tantissimi libri di esoterismo, di occultismo, di spiritualità, di crescita personale. E questa bellezza data dalla purezza, ecco, questo te lo devo dire, Daniele, data dalla purezza, mi ha veramente toccato. E io ho detto, questo ragazzo è famoso, lo sappiamo tutti, perché lo conoscono tutti, sì, ma non è quella la tua luce è qualcosa di più profondo, che sicuramente chi ti sta attorno non la riesce a vedere. E io ho voluto avvicinarmi a questa luce, ho voluto conoscerti e ho insistito, tu lo sai, mi hai dato un'opportunità di andare a Radio DJ, di parlare di tematiche che a me competono e che tu adori. E questa serata è nata dalla mia volontà di vederti, di sentirti, di metterti in un ambiente, tutti e tre, che ti appartiene, perché questa è anche la tua vita privata, la tua vita intima. E quindi stasera siamo qua a parlare della tua intimità, che in realtà è l'intimità di tutti quelli che stanno facendo un lavoro su se stessi, un lavoro per entrare nel proprio profondo, incontrando anche delle oscurità, Daniele, come è capitato a te. Cosa ne pensi? Beh, innanzitutto grazie per le splendide parole che hai usato nei miei confronti. Insomma, io sai che ho apprezzato tantissimo il nostro incontro e lo scambio immediato di, non so come dire, sensazioni profonde. Ecco, questo sì, cioè ci siamo comunicati immediatamente con la... quindi grazie innanzitutto per questo invito, per la possibilità che mi date di comunicare all'interno di un ambiente che, diciamo, è frequentato, no, da ricercatori, di persone che hanno voglia, hanno la necessità di rimettersi in contatto proprio con la propria forza interiore. Quindi ritengo che in questo periodo storico più che mai sia necessario unire tutte le fiammelle, no? Come tante candele che messe insieme possono veramente creare una luce importante. Ecco, quindi visto che in questo momento è anche difficile riuscire a stare vicini fisicamente, il discorso della prossimità, la distanza sociale, eccetera, questa è una bellissima opportunità. Quindi proprio quando mi avete detto, quando Thomas, poi è perché è successo attraverso Thomas, ma quando ha detto che sarei potuto così, no, intervenire qui con voi insieme a Patrizia, io ho detto subito di sì, assolutamente, è bellissimo e sono lusingato, perché so che le persone che stanno seguendo in questo momento sono molto attente ai discorsi che facciamo, che fate, che faremo. Sei a casa, Daniele? Beh sì, sai, ma è una cosa comune, io me ne sto rendendo conto andando in giro, ora non più, perché dal lockdown in poi è tutto bloccato, però ho fatto diverse date per il libro, ho comunque avuto modo di interagire con molte persone attraverso email, attraverso lettere anche che mi arrivano, e sono stato sommerso da non solo la solidarietà, ma una richiesta di confronto, di conforto e di aiuto. Cioè il bisogno proprio umano di capire che nendo interiormente, cioè oltre che esteriormente siamo bombardati dalle informazioni, però in realtà decodificare, mettere ordine nella propria interiorità, nella propria mente, è qualcosa che non ci insegnano a scuola, non abbiamo imparato, e quindi chi riesce a seguire questa strada leggendo i libri, frequentando persone che possono, no, più avanzate nel cammino, che possono dare degli spunti, è fortunato. E tutti gli altri arrancano perché sono sommersi dalla routine quotidiana che ovviamente toglie molte energie. Cioè quando si comincia alle 7 del mattino, se non prima, a dover fare la colazione ai figli, andare a accompagnarli a scuola, andare subito in ufficio e poi tornare, poi preparare ancora da mangiare, si arriva sfiniti, non c'è neanche un attimo di tempo per fermarsi e ricaricarsi. Insomma, lo sapete bene. Lo sappiamo bene, sì. Ma tu come stai? Come hai passato la giornata? Allora, io sto
davvero bene, nel senso che nonostante sia stanco, perché comunque arrivo alla fine di una giornata impegnativa, sto preparando fortunatamente tante cose per la televisione, per la radio, per un podcast anch'io, per cui le cose ormai si intrecciano, però sto mettendo in pratica quello che fondamentalmente ho letto per tutta la mia esistenza, perché avevo 14 anni quando ho cominciato ad affrontare questi argomenti, ora ne ho 46 compiuti da poco, quindi comunque in questi 30 anni, diciamo così, mi sono dedicato alle letture, che in parte, vabbè, sono qua, ma mi accompagnano nella casa, nello studio, e adesso però secondo me è arrivato il momento di mettere in pratica questi insegnamenti, e quindi cercare di essere il più possibile presente nel qui e ora, e con questa mia presenza cercare di, è un esercizio, ma di mantenere un equilibrio e uno stato di felicità che a volte vacilla, però in qualche modo è contagioso anche, non so come dire, no? Quindi passo questa cosa, ma la ricevo anche. Certo, io volevo dire due parole sul tuo libro, vai. Scusa, poi ti lascio, poi non parlo più. No, che dici tante cose, io vorrei già agganciarmi, dici tantissime bellissime cose qui, potrebbero aprire dei mondi. Ecco, io dico solo la mia impressione sul tuo libro, le ultime pagine ho fatto fatica a leggerle, perché avevo gli occhi pieni di lacrime e non riuscivo a mettere a fuoco le parole. Perché è un libro che veramente entra dentro. È entrato dentro, ho visto pezzettini di me, pezzettini di mio figlio, che ha frequentato per molti anni l'ambito dello spettacolo, per cui capivo cosa volevi dire, perché a volte certe sue manifestazioni le ho trovate qui, no? In te. È stato è veramente una lettura bella, bella, profonda, struggente. E poi da donna, Dio, quella Filippa com'è fortunata. E come sei fortunata con la Filippa. Che bello! Che bello! È esattamente questo. Cioè, la fortuna è mia, nel senso che riuscire a stare vicino, lo spiego solo perché magari non è, insomma, implicito che tutti sappiano di che cosa parla questo libro, è fondamentalmente il racconto della mia vita, dove c'è un po' la parabola ascensionale, poi dopo quindi il successo, la fama, la carriera, tutto quello che, no, ti rende felice, e poi dopo una depressione che mi fa scivolare verso un baratro che mi ha portato a un passo dalla morte, per poi invece trovare una forza, ed è quello l'aspetto che mi interessa di più, per risalire, ricompormi, riunire tutti questi pezzi ed essere trasformato, cambiato, in qualche modo evoluto, e però di fianco ho avuto una donna, ho una donna come Filippa. Questo libro parla d'amore, ecco, cioè fondamentalmente è questo. Sì, ma poi tu, io ti avevo, quando ci siamo sentiti al telefono, ti ho detto un po' i tuoi numeri, no? Perché faccio numerologia. E leggendo il libro, cioè, già, ecco il 7, ecco, cioè lo ritrovavo i numeri nel tuo libro. E poi quando parli di Filippa, sono andata a fare i numeri di Filippa. Certo che lei è radicata, già i numeri giusti per esserlo. Dimmeli. E lei ha 2-8, lei non è solo una principessa come la definisci tu, è una sovrana, è una regina. È proprio la tua regina. Io consiglio vivamente di leggere questo libro, perché c'è la vita dentro, la vita, il dolore, la gioia. Lo consiglio anch'io davvero, sì. Ragazzi. Sì. Non è la biografia del, scusami Daniele senza offesa, del VIP che si vuole ributtare sul mercato in un'altra maniera utilizzando il libro che va, sai, scrivono libri tutti. No, non è assolutamente questo. Io vorrei che chi ci sta ascoltando capisce che Daniele non è quel tipo di persona, e se ha scritto un libro l'ha scritto per delle motivazioni che sono estremamente profonde ed estremamente elevate. E, pertanto, chi sta vivendo una sua profondità dolorosa o invece vuole conoscere la levatura che tutti noi hanno dentro, questo libro può davvero aiutare, perché ci si ritrova, chi ha toccato il fondo si ritrova in questo libro.
Sì. E chi ha assaggiato la verità della vita, che come dici benissimo tu Daniele, è l'amore, è la vera luce della nostra vita, è la nostra candela, trova anche quello, quindi trova sia l'ombra che la luce, che sono i due aspetti che creano poi la vita stessa, perché non ci può essere vita senza ombra e senza luce. Quindi davvero, guarda, lo consiglio fortemente. Guarda, grazie per quello che stai dicendo, per il sostegno che mi dai. Ovviamente vorrei giusto raccontare come nasce l'esigenza di un racconto del genere, perché cioè, io ho fatto un'esperienza che è strana, cioè quantomeno singolare, e cioè un reality show che si chiama Grande Fratello, Grande Fratello che è attualmente in onda, anzi mi sa proprio in questo momento, e io lì ho passato 3 mesi chiuso in questa gabbia di matti, perché alla fine eravamo in 18 persone, però non conoscendo nessuno, 24 ore su 24 spiato dalle telecamere, e lì ho cominciato in una situazione che paradossalmente era diametralmente opposta a quello che ho sempre desiderato, perseguito, e quindi no, in qualche modo era proprio il dover affrontare la parte, come dire, l'altra faccia di me, no? Cioè tutti i miei demoni, tutti i miei fantasmi, io li vedevo incarnati in quell'esperienza lì, perché essere spiati 24 ore al giorno con questi estranei, senza il TV, senza libri, senza radio, senza la possibilità quindi di sentire niente dal mondo esterno, è un'occasione che non capita spesso. Quindi in quei 3 mesi ho passato moltissimo tempo a riflettere, perché avevo tanto tempo, cioè gli altri magari si annoiavano, no? E continuavano a dire ah, non passa più il tempo. Io invece ne ho approfittato per fare un lavoro di introspezione come non mai. Tant'è che all'interno di questo reality mi hanno fatto, c'è questa prova, diciamo così, questo momento in cui bisogna analizzare tutta la propria vita. Si chiama la linea della vita, è qualcosa che fanno tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello. Io non avevo mai fatto un esercizio così. Come funziona? Hai davanti una lavagna bianca, a sinistra il punto della nascita, a destra il presente, e tu fai un grafico della tua infanzia, adolescenza, gioventù, maturità, insomma, fino ad arrivare al momento che stai vivendo. E solo lì mi sono reso conto di tutti i passaggi e del perché, perché lì hanno assunto, cioè è lì che ho trovato un po' il senso delle cose. Uscito da questa, dopo che ho raccontato alcune delle mie vicissitudini, sono uscito dalla casa e non sapevo niente del mondo esterno, sono stato completamente sopraffatto dall'affetto, dall'amore, da messaggi, migliaia, non centinaia, migliaia di messaggi che mi sono arrivati, ragazzini, adulti, anziani che mi abbracciavano, che venivano lì a dirmi ma che bello, ma che bella storia, ma che... E io allora ho capito che dovevo raccontare questo discorso. Io non vi vedo più, ragazzi. Sì. Ci siete? Sì, sì. Ah no, sta facendo la regia. Ok. Dicevo che a quel punto ho capito che dovevo restituire questo affetto raccontando bene nel dettaglio che cosa era accaduto, perché tanta gente si sarebbe poi ritrovata, o si è ritrovata, ed è successo così. E allora... potevano, ho capito che potevano, come dire, seguire un modello. Io in realtà, cioè, ognuno poi trova il suo di percorso, però potevano fidarsi di me, possono fidarsi di me, perché quella tempesta lì l'ho attraversata, quindi, capito, cioè, c'è proprio un'apertura totale nei loro confronti. Ecco, è andata così, e allora mi sono messo lì e con fatica ho ripercorso i momenti più drammatici. È stato davvero un processo molto lungo di scrittura, però se la forza è arrivata, così come mi state raccontando, cioè mi fa veramente piacere, perché alla fine questo era quello che volevo, creare un'unione, no, di persone che... Si sente il cuore, Daniele, si sente il cuore in questo libro, assolutamente. Grazie. Ma posso dire una cosa? Anche come è scritto, la tua scrittura, non l'ho mai trovata da nessuna parte. È su più livelli, potrei dire. Quasi come un testo sacro, adesso non ti voglio esaltare in maniera... Casare.
Però davvero, Daniele, quel libro è magico perché ha quella metodologia di scrittura che si può leggere su più livelli, almeno su 3 livelli, viene da dire. Thomas, guarda, Dimmi. mi fai venire la pelle d'oca, non la puoi vedere, ma è così ed è una reazione istintiva, quindi non la posso controllare. Però sappi che in realtà quando l'ho scritto cercavo l'interpretazione multipla, cioè è una tecnica che si usa, cioè, in qualsiasi, no, mondo, in qualsiasi sfera della comunicazione, perché a Hollywood, se tu guardi un film, il film lo puoi vedere così, intrattenimento, oppure magari trovarci dei significati dietro a seconda poi della bravura Chiaro. del regista, insomma del messaggio che uno vuole veicolare. Però io qui volevo rivolgermi a più persone possibili, ma allo stesso tempo permettere a chi magari aveva fatto, no, già un percorso interiore di ritrovare degli indizi da approfondire. Quindi in realtà mi stai dicendo che questa cosa è arrivata, mi fa molto piacere. Vuoi ti dico anche più in Sì. particolare, secondo me, secondo l'analisi che tra l'altro mi sta giungendo adesso, Dovresti perché alzare un avevo po' il volume, io sì. Perché è che non so come si fa, possa fare per il microfono. Come si può fare? parlare Parlami prima. meglio. No, Aspetta, ma magari Daniele, così Thomas, ecco, mi sentite magari meglio. avvicina il Sfido. microfono. Me lo mangio. Bravo, bravo, ecco, adesso mi sente bene, adesso, perché qualcuno ha Sì. scritto che si sentiva Sono attaccato. poco. Mi si sente Perfetto. adesso? Sì, vicino al Sentite meglio? microfono. Sì, meglio. Vabbè, lo tengo proprio in mano. Dicevo che questa lettura su più livelli non l'ho analizzata prima, mi sta giungendo proprio adesso, Daniele, mentre parliamo assieme. E, ti posso dire che sì, c'è, per quanto le mie parole possano essere veritiere, c'è assolutamente, almeno su 3 piani, su 3 livelli, e dico anche, ve li dico, uno un piano. Potrei dirti descrittivo, cioè biografico, punto e stop. Quindi il piano più basilare, più legato alla materia. Poi c'è un piano più psicologico che prende tutte quelle persone che hanno già una, posso dirti, familiarità col mondo interno Si è loro. bloccato Daniele. Sì, Daniele è bloccato, almeno visivamente. Scusami, sai Ci senti? che ho perso un blocco di quello che hai detto? Adesso sì, prima non vi sentivo, non so per quale motivo. Hai detto più livelli, scusate, posso chiederti di ripetere per me, per favore? Hai detto più livelli, o sono arrivato allo psicologico, a livello psicologico, Ok, e poi si è lì bloccato. poi mi sono interrotto. Sì, il primo piano, quindi l'hai sentito e penso l'abbiano sentito tutti. Poi c'è un piano psicologico che è ovviamente più profondo rispetto a quello descrittivo, a quello prettamente biografico, che impatta su un'altra fetta di persone, su tutte quelle persone che hanno un attimino di familiarità con il loro mondo intimo, quindi con le loro emozioni, con i loro pensieri. E poi c'è un livello ulteriore, più profondo, più elevato, che è, Daniele, effettivamente un livello spirituale, dove si va oltre la psicologia, si va oltre la parte, direi, umana personale, cioè di Daniele Bossari, e si entra nell'impersonalità, si entra in quella sfera dell'individualità che appartiene ad ognuno di noi qualora riesce ad andare nelle profondità del proprio essere più intimo. E quindi la tua storia personale è anche una storia universale. È come quando tu parlavi del Mahabharata, presente, questo libro indiano dove c'è dentro tutte le storie di tutto. Ecco, è un po' così, la tua storia è una storia, è un archetipo. Ecco, è un archetipo, quasi una fiaba, dove la gente si può ritrovare anche a livello spirituale, perché c'è assolutamente un filo conduttore di natura spirituale. Perché, Daniele? Perché tu hai contattato quella parte lì. Ed ecco perché io mi sono in qualche modo infatuato della tua persona. Perché è qualcosa che anch'io vivo da tantissimi anni. Io ne ho 10 meno di te, però ho iniziato anch'io da piccolissimo a vivere questa sfera del mio essere. E ho sentito quella sfera. La parte biografica va benissimo, la parte psicologica ottima, ma a me mi ha interessato tantissimo la parte spirituale. Io lì ho sentito davvero un racconto iniziatico, Daniele, te lo devo dire, un racconto iniziatico. Io mi occupo di queste cose e l'ho trovato in un libro di una persona che non si potrebbe dire se non si conosce profondamente. È così, ed è così perché tu sei così.
perché tu hai contattato questa parte profonda, veramente spirituale, non superficialmente, perché hai vissuto delle iniziazioni che sono scritte in questo libro. Infatti io poi te le voglio tirar fuori se hai voglia di parlarne. Certo. Magari non so se riusciamo questa serata, perché ci sono talmente tante cose da dire. Anche fare due o tre puntate. Dipende da lui, io ci sono, ma Daniele è un personaggio molto preso, dipende da Daniele. Per me, io ci sarei, perché davvero col materiale che c'è in questo libro si può parlare per tanto di cose stupende che fanno bene a tutti. Andando corto, volevo dirti appunto che quelle storie che tu racconti, verso la fine, tra l'altro, mi sto riferendo, Daniele, sono dei racconti iniziatici. Quando hai affrontato, come li chiami tu, giustamente, i tuoi demoni, lì c'è davvero una densità del racconto che va oltre la psicologia. Poi lo affronteremo. Se mi permettete, poi giuro, mi taccio e faccio parlare Daniele. Parlare. Infatti, esatto, io sto ascoltando con grande piacere. Infatti. Vorrei leggere una frase che ho estrapolato dal tuo libro. Sai che ho fatto tutto questo lavoro di revisione delle frasi che mi avevano toccato di più. E giusto per iniziare anche a chi ci sta ascoltando, come inizia questo libro e come inizia la caduta, ecco, come inizia la fine di quello che credevi di essere, Daniele, che poi ti ha portato a trovare veramente ciò che sei. E inizia così. Questa frase non è proprio nelle prime pagine, è una frase che c'è un po' più avanti, però secondo me ti identifica perfettamente, e la leggo. Dici, scrivi: allora ero puro come una sfera di cristallo, senza inclusioni. Ogni sfavillio che mi colpiva usciva dall'altra parte, trasformato in arcobaleno. Ecco, questo era il Daniele prima di scoprire la faccia nascosta della luce. Parlaci brevemente di questa tua maschera, bella ma pur sempre una maschera. Se ti va. Beh, certo che mi va. Allora, è complicato, perché qui ogni volta, ovviamente, e sono pronto, lo so, lo faccio, l'ho già fatto, devo aprire un po', no, di cose, di porte e anche di ferite, per cui alla fine, quando racconto questi episodi, devo sempre rivivere delle situazioni che sono comunque abbastanza toste, almeno dal punto di vista psicologico. Diciamo che durante la prima fase della mia vita c'è stato, lo dico perché, non perché debba parlare di me, ma perché magari è un qualcosa in cui le persone si possono riconoscere, almeno qualcuno. Nella prima parte della mia vita c'è stata una spontaneità che era genuina, no? Legata proprio a una solarità, a un'apertura totale nei confronti degli altri, verso il mondo esterno. Non avevo alcun filtro, non avevo, ma filtro inteso come, cioè ero trasparente, no? Perché? Perché stavo bene, perché avevo tutto quello che, no? stavo realizzando, stavo perseguendo tutti i sogni di una vita, quindi questa formidabile, questo stato, no, di gioia era per me un motivo di, non so come dire, cioè stavo sempre, ero euforico, perché stavo realizzando i miei sogni, per cui adolescenza e poi la fase della giovinezza, dove comunque queste cose piano piano hanno preso forma. E poi però cos'è successo? Tu vuoi sapere il momento, cioè il discorso della maschera? Cioè, fammi capire, perché io posso analizzare e andare da qui, partire e andare diversi, lungo diversi sentieri. No, io ti chiedevo, cioè ho letto una frase bellissima, perché poi usi questa allegoria, questa analogia col cristallo, che tra l'altro amo e so che ami anche tu i cristalli. E ci arriveremo a parlarne, cioè, di cristalli. Ci arriveremo a parlarne, tra l'altro anche con Patrizia, che ha delle cose nella tasca molto interessanti da rivelare. Ah, ma gliele dico quelle. Sì, quello certo. Però volevo capire, perché voglio arrivare a quello che capito, mi hai chiesto tu. Cioè, Quest'immagine della sfera è legata a quel momento lì di energia, no? Giusto? Tu ti riferisci a questo? Sì, quando, esattamente, quando tu
con questa frase lo dipingi perfettamente, avevi tutto e pensavi che non dovevi più avere niente, avevi tutto, eri felice, eri completamente... Era una ecco, io forse vado avanti nel dirti quello che ho appuntato, sono proprio due... No, finisco solo perché, scusami Thomas, solo perché siamo arrivati lì, no? Cioè, nel momento in cui si realizza tutto, e poi il come, il con chi, la radio, i sogni, le personalità, insomma, e tutto quello che sognavo da ragazzino, no? Si è realizzato, ma si è realizzato con una spontaneità che è disarmante, una naturalezza, era... per me era tutto facile perché vivevo in quella condizione di non so come dire, assoluta spontaneità, appunto. Quindi credevo, avevo l'ingenuità di uno così felice, era quella di poter piacere a tutti. Cioè, io nel mio stato di felicità ero convinto di, cioè, dicevo, io sto bene, quindi no, pensavo che questa cosa potesse arrivare a tutti. Nel momento in cui ho capito che non era così, che quindi sono arrivate le prime critiche, si sono formate in me delle crepe, delle insicurezze, delle incertezze, perché nel libro lo racconto molto bene, ovviamente stiamo parlando di un qualcosa di latente già in me, cioè non è che la critica, una critica mi ha massacrato, no, assolutamente no. Però piano piano la dimensione che io ho raccontato è cambiata, cioè dalla spontaneità io ho dovuto cercare di sforzarmi di piacere agli altri. Quindi mi ponevo in maniera differente anche nei confronti del pubblico. Per un certo periodo cercavo di trattenermi, di essere come gli altri volevano che io fossi. No? Quindi questo mi ha snaturato e quindi mi ha inceppato quel meccanismo che era invece così fluido, così naturale, così spontaneo, così sincero. Ecco la maschera di cui tu stai parlando o hai accennato. Da quel momento lì ci sono stati dei problemi. È cominciato a non funzionare più niente, capito? Il meccanismo lì si è inceppato e allora è subentrata l'insicurezza. Cioè l'insicurezza è arrivata a un punto tale che non potevo più guardarmi allo specchio, che non riuscivo più a vedere un'immagine di me, rifare alcun riferimento, mi vergognavo, non avevo, insomma, mi facevo anche abbastanza. Si arriva a questo, arriviamo al punto che proprio. Okay. Quindi molto, ecco, questa era la premessa. Perfetto, ti voglio leggere una tua frase che... Thomas, scusa un secondo, ti interrompo. Vai. C'è un problema tecnico, alcune persone non vedono Daniele perché ci sono i sottotitoli. I sottotitoli non li abbiamo messi noi, dovete dal vostro dispositivo, ci sono tre puntini in alto, cliccate e togliete voi i sottotitoli perché è un problema vostro, del vostro dispositivo. Allora, tutti hanno risposto, adesso io l'ho detto, punto, poi chi ce li ha ce li tiene. Posto. Voglio leggere la frase che alla fine poi descrive esattamente quello che hai appena detto, Daniele, e poi volevo ritornare un attimino su il concetto di quella felicità, perché è importante, dopo ti dico certo che cosa ho capito. Beh, la frase che riprendo dal tuo libro era creavo la mia realtà con l'entusiasmo, l'hai detto prima, e poi scrivi, non appena ho cominciato a pormi in maniera più controllata, dettaglio molto particolare, insicuro, più controllata e insicuro, mi sono sentito nudo, esposto, indifeso, è scritto. E quindi l'accontentare gli altri, andare a patto con le aspettative degli altri, ti ha portato a far cadere ovviamente questa, chiamiamola maschera, non mi piace chiamarla così, però ci capiamo. Io l'ho chiamata impalcatura. Ero, capito, avevo un'impalcatura. Una struttura, tra l'altro, innata, perché non c'era niente di costruito in maniera messa a tavolino. Capisci, Daniele, tu eri proprio un bambino che realizzava i suoi sogni, eri un bambino che cresceva e realizzava i suoi sogni senza aver mai incontrato i mostri nella vita, cioè coloro che ti possono disilludere in un momento. Ecco, voglio ritornare un attimo sul discorso di prima.
quando ho letto la tua frase sulla sfera di cristallo, cioè quando eri totalmente in quell'entusiasmo che creava costantemente la tua realtà. E secondo me, mi assumo tutte le responsabilità di quello che dico, quel momento era un momento di felicità, questo è chiaramente palese. E io ho distinto, proprio grazie anche al tuo libro e a questo passaggio, che esistono due tipi di felicità, che tra l'altro tu hai ormai sperimentato entrambe. Il primo stadio di felicità è quello che ho chiamato felicità innata, cioè tutti nasciamo, a parte condizioni speciali, però felici, nasciamo con la speranza, con l'ingenuità, con il non aspettarsi che non piacciamo a qualcuno, come hai detto tu prima. Ecco, questa felicità innata, che tu ti sei portato raramente, perché non capita così facilmente, fino a tarda età, cioè fino a quando poi hai avuto la crisi, che è stato più o meno, quanti anni avevi circa, Daniele, 30 anni, 35 o meno, forse? No, forse adesso, aspetta, la mia età, cioè il periodo è stato bello lungo, perché è durato parecchi anni. Dunque era dall'inizio degli anni 2000, quindi sì, più o meno. Più o meno. Raramente dai 35 in poi. Raramente si porta quel tipo di felicità che appartiene più alla sfera del bambino, ma non, adesso non parlo del bambino in termini dispregiativi e disprezzanti, ma anzi, proprio quella sua purezza te la sei portata fino ad una bella età, ed è una cosa molto rara. Il fatto che poi, se sono sogni, cascano. Cioè, se sono cose non testate da prove, ed è qua che io voglio arrivare, prima o poi cascano. Infatti, dopo la felicità innata, che tu hai perduto in quel momento, che è una felicità che non è mai testata da prove, che la mettono in verifica, in pratica, esiste una felicità che io ho chiamato felicità generata. Cioè, una felicità che genera dall'interno e che è sorge, dalla vittoria sulle prove, che avviene dopo aver superato le prove, che è esattamente quello che tu hai vissuto e descrivi benissimo nel libro. Cioè, dopo aver passato la caduta di quel grafico che tu mi parlavi, hai dovuto per un esercizio al Grande Fratello compiere, hai trovato questa tua felicità, che è la vera felicità, perché è generata dall'interno, non è innata. Ecco, volevo solo dire questo. Beh, è bellissimo questo che stai dicendo, perché è proprio è universale, cioè la bellezza, no, di questi concetti è che valgono, cioè senti il valore della verità proprio dentro queste parole. Ed è così, io nel momento in cui ho cominciato ad accumulare questa serie di insicurezze associate a un'ipersensibilità, perché questo è l'altro grande tema, cioè l'eccesso di empatia, di percezione dello stato d'animo degli altri, del prossimo, è qualcosa che mi ha sempre accompagnato, ma nel momento in cui non avevo più quella felicità che abbiamo detto prima, si è trasformato in un incubo, perché io mi portavo a casa non solo i miei problemi, ma anche quelli degli altri, quindi mi bastava andare al supermercato per sentire e assorbire la fatica, la stanchezza della persona che stava alla cassa, che magari tutto il giorno era lì, capito, con lo stress sulle spalle. Ecco, queste cose qui, cioè questa ipersensibilità è stato un altro ingrediente che poi magari approfondiremo, perché si sta trasformando tutto, cioè queste prove non è certo il Grande Fratello è stata una piattaforma di lancio, diciamo così, ma il lavoro è stato interiore, profondo, duraturo, perché comunque è un qualcosa che porta avanti da tanto tempo, e si è ribaltato tutto, cioè adesso quell'ipersensibilità per me è un punto di forza assoluto che sto scoprendo, come, cioè, è qualcosa è una forza delicatissima, perché poi è un attimo, no? Però in questo momento ho come le redini, cioè riesco a capire, riesco a controllare, quindi ho imparato, no, a sterzare, a governare questa macchina qua, per cui so, riconosco i segnali, riconosco quando devo un attimo rallentare, quindi
no, intervenire su di me per proteggermi meglio, e poi invece posso accelerare, affondare, quindi sentire anche che cosa accade nel mondo e assorbire tutto quello che magari può esserci anche di negativo, perché prima non riuscivo nemmeno ad aprire le pagine di un giornale oppure aprire un sito web di informazione, perché mi bastava leggere la cronaca per sprofondare nell'angoscia più totale. Ecco, non avevo questo controllo, invece adesso ce l'ho, riesco a veicolarlo meglio e soprattutto a cercare di, io sto cercando di fare tutto con lo scopo faccio fatica a dirlo perché sono cose che vanno al di là delle parole, al di là del linguaggio, per cui io uso la parola luce perché è quella che forse istintivamente mi ispira di più, però il mio mantra adesso è: io sono un veicolo di luce, quindi cerco sempre di trasferire questo concetto qua in tutto quello che faccio, in ogni aspetto della mia vita, che sia la cura personale. Prima ero arrivato a pesare 100 kg, ma brutto, perché bevevo tanto, quindi mi gonfiavo e quindi poi più stavo male con me stesso e più mi chiudevo in me stesso. E invece la cura, lo sport, l'apertura nei confronti degli altri, il cercare di comprendere, il cercare di controllare quelle reazioni istintive che si hanno quando qualcuno ti taglia la strada, quando ci sono delle avversità, capire il perché mi dà fastidio l'atteggiamento di qualcun altro, magari in ufficio, eccetera, il vicino, e quindi capire che tutto uno specchio di una realtà che abbiamo dentro di noi e che stiamo proiettando verso l'esterno. E qui si entra in un altro argomento che è quello dell'unione poi di tutte, diciamo, chiamiamole anime, chiamiamole essenze, che anche in questo momento noi siamo qua differenti, stiamo parlando ognuno da casa propria, però poi siamo uniti perché in profondità siamo poi uniti, quindi siamo coscienze che stanno cercando di capire la realtà, e quindi attraverso le nostre coscienze, attraverso i nostri occhi, attraverso i nostri sensi, tutti quanti capiamo meglio che cosa sta accadendo. Hai capito? Cioè è arbugogolato come ragionamento, no, ma credo che sia chiaro, così. Sì, è proprio così, assolutamente. Se non per è cui... un ottimista, chi è? Voglio dire questa cosa. Ecco, questo per me è fondamentale, perché cioè il vedere poi che ci sono, nel corso dei secoli, ci sono stati modelli di riferimento che rappresentano in maniera chiara e limpida, no, questa struttura della realtà, e quindi ti spiegano il meccanismo, è qualcosa che io non finisco certo di imparare, non ho imparato niente, cioè è uno studio costante che mi accompagnerà per tutta la vita, ma che in questo momento, dopo questa crisi così profonda e dopo comunque aver trovato in me queste risorse, capisco meglio. Cioè io mi rendo conto che se rileggo alcuni dei testi antichi, prima non ci capivo niente oppure afferravo solo alcune cose, dopo averlo io stesso esperito riconosco quel sistema lì, allora dopo capisco anche, cioè, no, cosa, quindi funziona così, funziona cos'ha. E allora mi piace indicare alle persone che magari hanno la stessa curiosità, insomma, cercare di capire come ci si muove. Ma lo capiamo assieme, è uno scambio. Chiarissimo. Verissimo. Posso dire una cosa velocissima? No, perché velocissima? Dì le cose che devi dire, vai tranquillo. Io imparo da voi due, imparo. Non voglio... Noi impariamo da te, Patrizia. Io volevo vedere se riesco a ingrandire la tua immagine. Adesso voi parlate, che io faccio delle prove. Vai, Thomas. Sì, aspetta, cos'è che volevo dirti? Ah, ecco, che quello che tu hai appena descritto, Daniele, è esattamente la capacità di lettura su più livelli. Ossia, si leggono livelli differenti della realtà piuttosto che di un libro, come tu hai fatto l'esempio, non grazie al fatto che qualcuno te li spieghi, ma grazie al fatto che tu li vivi, li sperimenti, li fai diventare pratica, cioè li vivi, li sperimenti e soprattutto li superi. Allora, superando prove, difficoltà, piuttosto che fatiche,
io mi rifaccio le 12 fatiche di Ercole, che sono, è un racconto iniziatico incredibile, passando queste sì. fatiche che ognuno incontra nella propria vita quotidiana, si accede ad un piano di vita, ad un piano di coscienza differente, e ci si può chiamare, non autochiamare, ma ci si può chiamare in senso terminologico, iniziato, perché si inizia a percepire il mondo da un altro punto di vista. Ecco, l'iniziato per me è qualcuno che sale un gradino di una scala, non è il più bello del villaggio, è semplicemente qualcuno che con fatica, con volontà, e attraversando un gradino, appunto, quindi imponendo forza su di sé e coraggio, ha salito un gradino e vede il mondo in maniera diversa, perché è un pochino più in alto. Ovviamente questa scala non finisce, un gradino ce n'è un altro, questo l'hai detto. Però volevo appunto dirti, o farti comprendere, se già non l'avevi compreso, capito, che vedi così e riesci a percepire il significato di un libro in maniera più profonda, perché tu sei più profondo, perché tu hai raggiunto un livello che quello che avevi prima non era, un livello maggiore del tuo stesso essere. E quindi si può dire che sei stato iniziato, o ti sei auto-iniziato, ad un livello più profondo della vita. Ecco perché poi riesci a capire il senso di un libro che magari hai letto 20 anni fa, 10 anni fa, e non perché qualcuno te l'ha spiegato, questo era il punto chiave, ma perché tu hai sperimentato effettivamente quello che c'era scritto, e allora riconosci ciò che lì è stato raccontato. Irene dice, vedo che avete messo questo messaggio bellissimo, l'iniziato è chi applica la sapienza acquisita. Irene Zaniera è la nostra astrologa. Abbiamo un'astrologa sapiente. Che bello, ecco. Anche quello mi affascina tantissimo. Tutti gli aspetti, ovviamente, che sono legati, no, ai mondi tivi, anche alle influenze astrali. Chiaro che qui apriamo altri discorsi, però sarebbe così semplice poter aumentare la consapevolezza della gente semplicemente osservando anche solo il cielo, visto che stiamo parlando di astrologia, comunque è strettamente legata agli astri. Quindi, cioè, senza nemmeno il bisogno di un indottrinamento astrologico, astrofisico o astronomico, basta semplicemente osservare, cioè guardare e percepire la vertigine dell'infinito. Ecco, in quel momento lì, secondo me, si acquisisce una forte consapevolezza che poi ha diversi gradi, ma che ti aiuta poi nella vita quotidiana a ridimensionare le problematiche che, come dicevo io, ti arrecano stress inutile, come quello che ti attraversa con il rosso e lo devi evitare e lo mandi a fanculo così, no? E ti arrabbi. Cioè, di fronte a una proporzione cosmica, non so come dire, no, tutto quanto ritorna nella sua dimensione corretta. Quindi io sono per la contemplazione delle stelle, nel libro insomma lo dico, ma comunque è una delle cose che, di cui mi piacerebbe parlare anche con voi e affrontare questa sera. Ma sai, mi fai venire, mentre leggevo il libro, appunto tu parlavi delle stelle, mi è venuto in mente un'immagine. Io a 6 anni con mio papà guardavamo le stelle e io dicevo, ma papà, questo me l'ha raccontato lui perché io mica me lo ricordavo, no? In pratica io dicevo, ma papà, ma se tutte quelle stelle sono le cellule di un grande corpo, forse siamo anche noi delle stelle. I bambini sono saggi, perché ci ho messo libri per capirlo, ma i bambini sanno già tutto. Vedi, i bambini sanno già tutto. E tuo papà cosa ti ha risposto, cosa diceva? E mio papà, beh, lui, sai, era come te, uno amante di Ray Bradbury, anziché Peter Colosimo, e mio papà ha detto, chissà, magari è proprio così, mi ha risposto. Perché io gli ho detto, ma papà, ma tu cosa mi hai risposto quando io ti ho detto questa cosa? Che potevi aver ragione, che magari era proprio così. Da quel punto di vista ero estremamente aperto mentalmente. Sì, sì. Ecco, uno dei concetti che più mi ha... apertura mentale è fondamentale, è chiaro, perché purtroppo...
Cioè, è strano, adesso viviamo in un'era, devo dire mille cose, mi si sta il cervello, perché voglio dire tante cose, mi confluiscono tanti pensieri, poi è difficile Daniele, non ti mento, sintetizzare. Come? dobbiamo fare 3-4 puntate, non Sì, possiamo parlare. assolutamente, assolutamente. No, perché adesso mi viene in mente che stavo per dire una cosa, però è difficile, ecco, la mente aperta, stavamo dicendo, adesso è difficile riuscire a discernere. No, l'informazione giusta da quella sbagliata, andando magari solo su alcune fonti internet, eccetera. Cioè, si rischia di fare delle deviazioni che ti fanno perdere un sacco di tempo e non ti aiutano in realtà poi a trovare questo significato profondo. E adesso sta andando un po' tutto quanto in cortocircuito. Sì, e quindi è per questo che ci sono alcuni pilastri fondamentali, capolavori del passato o testi che hanno un'importanza, no? Che merita invece di essere analizzata più di altri, è inutile, è così. E come si fa però? Lo chiedo a voi, come si fa a trovare l'informazione giusta? Come si fanno a trovare i testi giusti? Io da solo ho sbagliato tante volte, cioè ho letto tantissimo, però ho anche un sacco di puttanate, scusate la volgarità, ma c'è cioè, tantissime cose che proprio, no, che poi ho dovuto eliminare, perché poi è un attimo, no, leggere un libro del genere e utilizzare quelle parole per fare propria una conoscenza, come se si fosse illuminati veramente. Non è così, non è così. No. Allora chiedo a voi, com'è che si discerne? Voglio sentire cosa Si mi ascolta dite. chimica, no? Web radio e dirette si ascolta. Certo, hai ragione, questa è una bellissima fonte, ad esempio, certo. Beh, sai, Thomas, penso che sia la persona più adatta per Parlo rispondere a questa io come vuoi, eh. Io domanda. ho la mia risposta. Beh, è un tema che bruciarlo così in pochi minuti è sprecato, te lo dico subito. È veramente riduttivo dare una risposta in pochi minuti alla tua Allora, come domanda si che. distinguono i falsi guru? Ecco, beh, cioè proprio Ah. se fossi in radio ti chiederei questo. Siamo in radio in realtà. Sì. Allora, vorrei dire una cosa, poi ti rispondo a questa, riguardo a quello che hai detto prima, che sono collimano. All'informazione, Daniele, io ti parlo per quello che ho sperimentato, che ho ricevuto e che ho anche letto e studiato, ma soprattutto che mi è stato passato. All'informazione, aspetta che faccio vedere anche le mani, all'informazione va di pari passo la vibrazione, cioè tu non puoi staccare vibrazione da informazione. Pertanto tu dici come faccio a trovare l'informazione giusta? Io ti dico una cosa, in verità non c'è un'informazione giusta, cerca di capire cosa sto dicendo, lo sto dicendo da un punto di vista filosofico in questo momento. C'è l'informazione giusta per te, in base alla vibrazione che tu hai in quel momento. Cambiando la tua frequenza vibratoria, che appartiene all'essere, quindi al mondo interno, allora va in sintonia con un'informazione differente, sempre per una legge universale, che è la legge di attrazione e di repulsione, che fa sì che tu attrai certe informazioni e certi divulgatori e respingi altri divulgatori e informazioni. Perciò non esiste una informazione giusta, esiste l'informazione giusta per te. Poi come faccio a riconoscere i Ah, falsi bella guru? questa. Come faccio a riconoscere i falsi guru? Anche questa Annusano, è una domandona. si annusano i falsi guru. Io, guarda, io Si non mi annusano, sono mai definito niente, soprattutto ti posso dire che questo è il mio ambiente, cioè l'ambiente della spiritualità, della crescita personale. E quindi ho incontrato tantissime persone. Questa risposta richiede più livelli, Daniele. Ti do il livello più elevato che io sono potuto andare a recepire. So con tanta umiltà che non è sicuramente l'ultimo livello, ce ne sono sicuramente altri sopra. Però quello che io ho trovato come risposta alla tua domanda è che in verità anche lì non esistono falsi guru e veri guru, perché tutti servono una fetta di popolazione. Quindi quelli che noi chiamiamo, che possiamo chiamare falsi guru, cioè in maniera molto banale, che parlano di menzogne o parlano di informazioni che non sono veritiere o che non hanno sperimentato, soprattutto che
sono funzionali a accontentare il proprio ego, comunque a tirare l'acqua al loro mulino, diciamo così, a beneficiarne solo loro, ecco, queste persone in realtà servono anche loro una fetta di popolazione che ha quello stato di frequenza, quello stato di coscienza e che vibra in linea con quella frequenza lì. Perciò, sì, poi in un'altra ottica esistono effettivamente chi si può definire un guru o chi può essere definito un guru, perché il vero guru non si definisce mai, questo penso che tu lo sai benissimo. Un vero guru, dato sé che è un vero guru, ha incarnato l'umiltà totale e l'umiltà non gli fa dire sì, io sono un guru, venite da me che ho la verità e state sicuri. Il vero guru non dice mai di essere un guru, è la persona più umile del mondo. Ti faccio un esempio banalissimo, banalissimo, Daniele, che ti compete. Per me tu sei un guru. Un guru, sì, della tua vita, davvero, davvero. Sì, tu ridi, ma è così. Mi viene la battuta, un paraguru, direi. Un paraguru, sicuramente anche. Però io sono convinto, Daniele, di quello che sto dicendo, che nella tua, nel tuo ambiente di lavoro, che può essere radio DJ o in altri posti, a tuo modo, con la tua frequenza, parliamo di frequenza, fai un lavoro immenso, enorme, che forse neanche la tua coscienza riesce a registrare, e soprattutto quella degli altri non riescono a registrare. Ma a livello di informazione sei sicuramente un emettitore di buone onde, perché poi tra l'altro è quello che ti chiedi costantemente. E perciò nella tua schiera, nella tua cerchia ristretta piuttosto che anche ampia, sei un guru. E sono guru tutte quelle persone che lavorano come te, con la luce, non rinnegando l'ombra, attenzione, con la luce, non rinnegando l'ombra, e lavorano in umiltà, lavorano in purezza e cercando la verità con totale purezza, mi viene da dire questa parola. Certo. Questa è la mia risposta, poi potremmo Thomas. Parlare ancora, però è così. Posso fare un esempio? Allora, mi viene da dire... Prego. Posso fare un esempio che è eclatante ed è successo da poco. Conosci la moglie di Thomas, Elisabetta? No, non la conosce. Beh, Elisabetta è Elisabetta, è un'altra regina, come Filippa. Elisabetta non è mai stata in web radio. L'ho proprio presa per i capelli, perché lei ha trattato un tema che riguarda i bambini, come crescere i bambini. Ha avuto un'audience pazzesca che in prima volta che uno appare non ha, perché ha una frequenza incredibile, è di una purezza incredibile, nonostante Thomas diceva perché tu sei bella e allora... Io sono oggettivamente molto bella. La mia è bellissima, però non guasta, diciamo così. Non guasta. Certo, ma non è quella bellezza, non è la bellezza esteriore, che abbiamo tante relatrici che sono belle, però lei ha una frequenza particolare, sarà perché si occupa dei bambini, perché ha una purezza particolare, perché è tanti anni anche lei che fa ricerca insieme a Thomas, possono esserci mille motivi. Io quello che ho percepito da lei, ed è per quello che l'ho proprio pregata quasi di venire a parlare dei bambini, perché di solito non c'è audience quando si parla dei bambini, invece dovrebbe esserci il doppio dell'audience normale, perché i bambini sono il futuro. E ho sentito che lei, ecco, il sentire, cioè è il sentire che ti fa scegliere. Io sono in una condizione in cui a volte devo scegliere fra diversi relatori. Quanti mi scrivono, ma io non li scelgo, perché devono avere una certa frequenza e devo sentirla. Se la sento, ok. E fino adesso ci ho sempre azzeccato, perché e veramente l'esempio eclatante è stata Elisabetta. Ti manderò poi il link del suo video, della sua diretta, è veramente eccezionale. Volentierissimo, per cui... Ah, scusa Daniele, vai. Dimmi, no, vai Thomas, stiamo parlando di tua moglie. Che sai che non è ancora mia moglie, è la mia, io la chiamo sposa, è la mia sposa, ma non l'ho ancora sposata, un po' come te, magari arriveremo anche noi a 17 anni di vita insieme. Convivente. Per poi sposarci, sicuramente. L'hai conosciuta invece, perché lei ha fatto con te
Come si chiama quel... Aiutami, adesso non è in casa, non posso chiederglielo. Ma è un Fatto programma o il un programma lavoro di... No, no, un programma in TV? dove sono uscite le Lollipop. Ti ricordi? Come si chiama? Popstar, Popstar, bravissima. popstar, Lei popstar. ha fatto Popstar per un certo periodo di tempo, poi l'hanno squalificata, però ti ha conosciuto e tu gli hai parlato, infatti quando ha saputo della mia... del mio piacere nell'incontrarti, e gli ho parlato di te, poi ti abbiamo seguito anche, ti seguivamo a Mistero, quindi lei mi ha parlato di te al tuo incontro, e mi ha detto del vostro incontro, di quando dietro le quinte vi siete incontrati, vi parlavate per l'organizzazione, tutto il resto, quindi lei in realtà l'hai conosciuta, ovviamente avrei Ma, visto i è, miliardi. ma lei è perché poi quello lì è stato il primo talent, quindi è stata una roba, cioè prima di X Factor, prima di tutto c'è stato quello lì, Popstar è stato in Italia il primo format. Ma lei ha, che cioè conserva un bel ricordo di Sì, quell'esperienza, quindi cioè è stata bene? delle Lollipop, cioè No. scusa, di Popstar. Di quell'esperienza Sì, televisiva, sì, di lei Popstar. è una cantante, adesso non canta più, Non lo sempre stata sapevo. molto apprezzata. Sì, lei ha sempre cantato. Sì, abbastanza, abbastanza, riserva un bellissimo ricordo di te, anche del programma, non mi ha mai parlato molto del programma, mi ha solo detto che ha fatto quel programma lì, ovviamente c'erano ragazze, lei allora era un pochino cicciottina, era un pelino cicciottina e forse un pochino bassa rispetto anche alle misure che cercavano, ma non se l'è mai presa, lei è una ragazza che non si prende proprio di niente, di nessuno. E mi ha parlato molto bene di te, mi diceva, sì, ma Daniele, io ho incontrato, gli ho parlato, è un ragazzo molto profondo, nonostante gli avessi fatto un apprezzamento sul décolleté, mi ha detto. Però, sì. Ero Ma ci sta, giovane. ma certo. Mi aveva detto che già aveva capito che eri un personaggio differente dai ragazzi, anche di quella linea di lavoro lì, insomma, di quella Beh, professionalità lì, allora di quella persona. salutamela tanto e poi magari avremo occasione di Ma vederci così certo, almeno, non so, non solo per parlare di Popstar, ma per conoscerci, insomma, certo. andare Volentieri, avanti, aggiornarci su volentierissimo. questa situazione. No, io dicevo che sono perfettamente d'accordo con voi sull'istinto, sul sentire, sull'avere questa, rispondere a questa frequenza per quanto riguarda la ricerca di personaggi che possano fungere da guida, no? Dai maestri, da istruttori, da guru, come li abbiamo definiti. E in effetti anch'io mi accodo a quello che avete detto, cioè mi sono reso conto diverse Sentiamo volte male, che Dani. magari l'interlocutore che si vendeva. Mi È un sentite pochino, vai e male? vieni, anche Ehi, pronto, pronto. sì, sono Daniele. Adesso è tornato normale, mi sembra. Ok. Si vede Ci che c'è. siete, ci siete. Mi No? È dispiace, un po' ogni di tanto. Daniele. Come? C'è Mercurio retrogrado e viene a mettere un po' di zizzania. Tecnologia. Ok. No, niente, stavo semplicemente dicendo che riconosco quello che state dicendo, come vero, perché anch'io nella mia esperienza ho incontrato tante persone che magari si vendevano a me come dei guru, dei maestri, ma non mi davano dentro nessun tipo di sensazione giusta. Cioè sentivo che c'era qualcosa di sbagliato e poi, senza fare nomi, senza dire niente, ma poi ho avuto conferme. Che si trattava di, ecco, percorsi non corretti. Per cui sì, fondamentalmente questo è credo che anch'io, cioè, mi sto rendendo conto in questa parte della vita più che mai quanto sia importante lo sviluppo dell'intuito, l'intuito, per le ricerche che facciamo, per esplorare, affacciarsi a queste dimensioni superiori, cioè per afferrare alcuni concetti che abbiamo in parte già analizzato, cioè bisogna veramente lasciare libero l'intuito e quindi lì, ecco, sai un'altra cosa che ho capito? È che grazie al silenzio, grazie alla contemplazione, grazie alla meditazione,
emerge una voce interiore che non sbaglia, che è quella genuina, autentica, che bisogna però riuscire a riconoscere dal rumore di fondo dei nostri pensieri. E quando emerge, quando veramente la riconosci, è lì che c'è il cristallino, è lì che c'è, capito? Che... E allora a quel punto l'intuito, se ti lasci guidare da quell'intuito lì, riduci il margine d'errore, ecco, quantomeno, diciamo così. È vero? Che dite? Infatti sì. Vorrei fare un distinguo velocissimo tra intuito e istinto, perché l'intuito non è l'istinto. Si danno come sinonimi queste due cose, ma non lo sono. No. Certo. Assolutamente. L'istinto è una cosa che noi possediamo grazie al nostro passato evolutivo, che riguarda la nostra natura inferiore, non perché è brutta, ma perché è sottostante al nostro cammino, che è la natura animale, quella legata alla personalità. E l'istinto anch'esso non si sbaglia, eh? Sia l'istinto che l'intuito non si sbagliano. Il fatto è che l'istinto ti porta verso ciò che serve alla tua persona, quindi al tuo corpo, alle tue emozioni e alla tua mente logica razionale, ma principalmente a esaudire i bisogni della personalità. L'intuito invece è qualcosa che solo chi riesce ad andare oltre la propria personalità è in grado di percepire, di ascoltare, esattamente come diceva Daniele adesso, grazie alla contemplazione, alla meditazione e all'ascolto interiore profondo. E l'intuito è letteralmente la voce dell'anima, potremmo chiamarlo. E chiaramente non sbaglia. Io ho sempre meditato e lavorato prima sul cercare la quiete interiore, quindi no, fissarmi, eccetera, almeno i miei percorsi sono stati, ho applicato diverse metodologie, non quelle di un'unica scuola, quindi ho unito Oriente, Occidente, e ho fatto quindi mia, no, un miscuglione generale che però mi ha dato degli ottimi risultati, anzi direi sorprendenti, ma solo grazie a... L'impiego dei cristalli sono arrivato all'intuito. Cioè, perché vi dico questo? Perché quando mi sono lasciato magnetizzare, diciamo così, da questa cosa che vedevo, da questa potenza che sentivo intuitivamente, no? In queste forme perfette, in queste strutture atomiche che rappresentano per me la testimonianza di un'intelligenza superiore, ecco, che si manifesta nel concreto grazie ai cristalli. Quando ho iniziato a usarli non sapevo niente, cioè non avevo mai letto, mai visto, quindi ho potuto veramente capire da solo cosa volessi dire ricevere quell'energia, canalizzare all'interno, no, una forma pensiero e quindi amplificarla attraverso, no, poi sentivo queste sensazioni e ho scritto tutto, ho lavorato tutti i giorni, pratica, e poi andavo a vedere, perché piano piano poi dopo questa cosa mi ha preso, e ritrovavo anche negli altri le stesse identiche sensazioni. Allora ho capito lì, ho detto, beh, innanzitutto non sono pazzo. e poi vuol dire che questo intuito mi ha portato a una cosa comune a molti altri esseri umani e quindi mi posso fidare, no, di queste sensazioni che provo. Ecco, mi ha aiutato molto lo sviluppo di questa percezione. Sei diventato un esperto di cristalloterapia, no? Allora, esperto è una parolona, però mi piace tanto, è qualcosa che mi, anche lì, a più livelli, comunque ti fa star bene, perché solo la bellezza cromatica di alcune forme, cioè se tu guardi le geometrie perfette, i colori che ci sono in questi cristalli, è il livello 1 basic, come dicevamo prima, la bellezza della tua fidanzata, no? La bellezza di una persona esteriormente l'apprezzi immediatamente, perché vedi, uè, guarda che bella. Però quindi anche la pietra, no? Dici, che bella questa pietra.
però poi dopo ci sono tutti gli altri livelli che vanno proprio dal processo litogenetico, quindi come nasce, come cresce, lo sviluppo nel corso dei secoli, dei millenni, addirittura per alcuni milioni, miliardi di anni, quindi vai a ritroso nella storia del nostro pianeta, la formazione del sistema planetario, del sistema solare, insomma è qualcosa che ti porta via. Ha parlato uno che non è esperto. Infatti. No, beh, ma figurati, beh, però ci ho dedicato tre anni e mezzo, perché alla fine li ho scoperti solo da 3 anni e mezzo, non è tanto. Guarda. Come? Uno che ha 2,7 come te, o è esperto, non ne parla neanche, capisci? Mi fa ridere questa cosa, mi piace. No, capisco invece, ed è questa un'altra cosa meravigliosa. Thomas parlava che dei livelli, no, di questa specie di gerarchia. Mi senti? Adesso sì. Si sente quello che dico? Sì, adesso sì. Ok, provo a stare così col microfono. Parlavi di livelli, gerarchie, sì. Che ovviamente sono a mettere in relazione a qualsiasi aspetto dell'esistenza, per cui noi possiamo parlare di meccanismi evolutivi, esatto. Anche di, non so, dall'organismo. Saltano proprio dei pezzi di comunicazione. Non mi senti? Daniele? No, ti sento, ma saltano dei pezzi. Però non ci puoi capire, per quanto sia esperto di astronomia, non riesci a governare Mercurio. Cercherò di seguirti lo stesso. Devo mettere. No, mi dispiace, però spero che si senta. Riesci a sentirmi? Tranquillo. Ok, no, stavo parlando di queste gerarchie. E quindi anche a livello evolutivo, cioè non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Stavo dicendo qualcosa, ma mi perdo, perché non mi dispiace che l'interruzione avvenga. Mi sentite voi adesso? Ci sentiamo. Sì, adesso si sente. Ok, allora diciamo così. Con l'intuito si riesce a capire tutto. Esatto, cavoli nostri, Daniele, vai, tu parli. Vai. No, è solo che il capire, il prendere con sé da organismi monocellulari, l'evoluzione passata poi agli anfibi, rettili, eccetera, fino alle scimmie, poi dopo l'essere umano, e va avanti e c'è, non è che siamo noi che siamo alla fine di questa catena evolutiva, ma c'è una gerarchia che va oltre. Beh, già questo è affascinante. E allora quando incontro persone che mi raccontano di queste dimensioni in cui effettivamente non c'è più il linguaggio, ma ci sono, come dire, si viaggia proprio è difficile da spiegare, perché non essendoci un linguaggio non si comprende più, no? Noi andiamo oltre quello che è il discorso semplice della ragione, beh, a quel punto non solo ti gira la testa, però a me piace proprio approfondire quell'argomento lì. E quindi Ci perdiamo i pezzi, però così, vero Patrizia? Non si riesce. Mi dispiace. Non ci possiamo fare niente, perché non dipende da... Volete che esca? Provo a uscire e rientrare. Non lo so. Fa lei. Che dite? Prova, però di solito non cambia la situazione. Però se vuoi provare, ok, tanto siamo qui. Prova a uscire e rientrare. Ci riprovo? Okay. Crolla tutto, no, vero? No. Allora, aspetta. No, assolutamente. Dai, allora, parlate voi un secondo, io arrivo tra un minuto, cioè okay, 30 secondi. Va bene. Okay. Allora, mannaggia, a Mercurio. Vedi che tutti stanno scrivendo Mercurio, retrogrado, è colpa di Mercurio, abbiamo gli esperti. Oggi Patrizia, ci sono delle sincronie astrologiche, appunto, imponenti, delle cose veramente enormi. Ecco che è tornato. Sì. Vediamo se c'è. Ecco. Ciao. Ella! Vediamo. Non è cambiato. No, uguale a prima. Vabbè, non preoccuparti. Magari. Diceva Thomas che oggi ci sono delle congiunzioni astrali non propizie, ho capito bene. Astrologiche. Ci sono delle astrologiche, sì. Mi è arrivato prima un messaggio da una mia carissima amica.
dove niente, mi elencava in un papiro tutte queste congiunzioni che sicuramente impattano anche su queste cose. Vabbè, Daniele, mi piacerebbe molto sentirti, ti vediamo anche un po' così, però adesso ti facciamo parlare. Ti dico solo una cosa, magari agevolo il discorso anche a livello virtuale. I cristalli, sicuramente tu lo sai perché hai studiato più di me, i cristalli, le pietre, le gemme, le pietre preziose, sono da sempre associate alla spiritualità e sono da sempre un po' l'oggetto ricercato dagli iniziati, dai maghi, dagli spiritualisti, dagli occultisti. Perché proprio in quella scala di gerarchie che tu stavi nominando prima, loro sono alla base. E per una legge stupenda, universale, che dice ciò che è in alto è come ciò che è in basso, e come ciò che è in basso è come ciò che sta in alto, accade una cosa singolare, che il cristallo ha la capacità di veicolare in maniera pulita, totale, senza inframmezzi e senza intermediari, lo spirito più eccelso e più elevato, con un solo strumento, cioè quello della struttura cristallina, ossia del corpo fisico, perché i cristalli hanno solamente il corpo fisico e hanno un abbozzo di corpo eterico. E poi che cos'è che hanno? Non hanno il corpo astrale, per chi ci sta seguendo, non so se capirà, ma penso di sì. Cioè, non provano emozioni, non Immagino provano. Daniele che è bloccato, eh. Sì. Mannaggia. Ci senti, Daniele? Che c'è? Io L'hai mi sento sentito? perfettamente, sono problemi. Perfetto, ok. No, perché eri bloccato con l'immagine, pensavo che non avessi sentito Sì. Thomas. Magari ti. Sì. No, io però ragazzi, io ho sentito tutto quello che hai detto, Ok, ti stavo perfetto. ascoltando Magari Patrizia prova a perfettamente. rimetterci in quella visione diversa che Di vedi tu prima? Boh, e proviamo, vediamo. Magari vediamo. funziona. Ma non penso Mentre che stavo intuisca. dicendo, vado avanti, stavo dicendo che il cristallo ha il corpo fisico e lo spirito, non ha niente in mezzo. Quindi è letteralmente un calice, una coppa dello spirito, punto. Non ha il corpo eterico, non ha il corpo astrale, non ha il corpo mentale, non ha tutti gli altri corpi divini che noi ci creiamo facendo un lavoro su di sé, che vengono chiamati corpo causale, corpo buddico, eccetera, eccetera. Ma è semplicemente ed esclusivamente un contenitore dello spirito. Ecco perché sono da sempre degli strumenti ricercatissimi da chi vuole contattare lo spirito, perché in mezzo non c'è nient'altro. C'è il corpo fisico, quindi la materia, e lo spirito messi assieme. E questa è la Beh, straordinarietà del minerale, ragazzi. Questa qui è. mi piace quello che mi stai dicendo, mi piace tantissimo perché è veramente bellissimo, un concetto su cui non avevo mai in realtà riflettuto, quindi grazie Thomas. Se ti va, parliamone ancora un attimo perché in realtà credo che proprio per le indicazioni che ci hai appena dato, si possano considerare i cristalli come uno strumento assolutamente abbordabile e così potente allo stesso tempo. Quindi, cioè, è affascinante questo discorso, è qualcosa che ti può aiutare concretamente nella vita quotidiana. A me aiutano i cristalli tantissimo. Certo. Sì, Ma certo, tra ci credo l'altro, anch'io. scusa, Vai, c'è Patrizia. Vilma che dice: usa un cristallo per la connessione di Daniele. Hai un cristallo che. Ah, sai che io qui ho i miei cristalli, magari assorbono questi segnale wifi. No, ma non credo perché in realtà ho fatto tante altre dirette. Poi c'è Giorgio Albertini che dice: Patrizia, usa Sclerantus per la connessione. Non ce l'ho in casa io Sclerantus, sarebbe un fiore di Bach. Cioè, voglio dire, a Radio DJ non ti sono mai successe queste cose qui che gli ascoltatori usa Sclerantus, usa il No, cristallo. però mi piace, però mi piace. E il fiore di Bach è un argomento che non ho mai approfondito se non superficialmente li usavo prima di alcuni spettacoli per cui mi mettevano, bastavano due goccine e un attimo di tranquillità, no, per vincere quell'agitazione prima di salire su un palcoscenico. Quindi li ho utilizzati solamente per quello scopo, ma non ho mai approfondito. Invece,
tutto il discorso legato alle essenze, questa è un'altra cosa che mi piace molto e che mi rendo conto che parli delle mi sentite, sì. Sì, voi mi sentite, sì, perché ogni tanto ho paura di parlare che poi non mi... No, ma fai una cosa anche tu, Daniele. Scrivi Sclerantus su un pezzo di carta. Va bene, Sclerantus, che è già tutto un programma, Sclerantus. Come si scrive Sclerantus? Come si scrive Sclerantus? Come Sclerantus. Allora anche tu, Thomas. Ah, ok. Sai che non c'è un foglio bianco qua, c'ho tutti i fogli, ma tutti con i miei appunti, cioè, tutti incasinati. Mettiamo Sclerantus, dove lo metto? Sul modem o qui sul computer, Giorgio? Scrivi. È solo Daniele che deve fare questa cosa, perché... Beh, io lo metto, se lo facciamo tutti, aumentiamo la forza. Ma pensa, io vedo tutto bene, vedo tutto a posto. Non so. Ti vediamo benissimo, Daniele. Sì, già, ma scriverlo Sclerantus ha fatto effetto. Ha fatto effetto, così solo al pensiero. Posso chiudere velocemente questa parentesi dei cristalli? Che se ti va, Daniele, se ti va te, Patrizia, possiamo aprire in altri contesti, in altre serate, sempre se Daniele... Io vi devo far vedere, che non ho mai fatto vedere a nessuno, per la collezione. Io adesso non posso perché ho la telecamera qui, ma qui io di fronte a me c'ho tutti i miei cristalli, quelli più ingombranti, diciamo così, e poi ho gli armadi qua, dov'è? Qua, con tutti i cassetti pieni, zeppi dei miei cristalli. Ma vorresti vedere almeno la sfera, quella di cui parli nel libro? La sfera di Shungite, dici? Sì, ma la sfera di Shungite non è bella di per sé, perché è una sfera nera che è fatta di questo materiale. Ce l'ho qua, te la vado a prendere, aspetta un attimo. Dai, che bello. No, perché ne parla con un tale amore di questa sfera nel libro. Aspetta, adesso vorrei anche ritornare sulla faccia nascosta della luce, perché è importantissimo quello che ha scritto. Sì. Eccomi. Allora, ma questa però non è bella da vedere, è solo una sfera nera, ma vedi tutti questi segni? Cioè, prima non c'erano, ma io la tengo in un modo, cioè, conservata benissimo. In primo piano, Ok. Ci sono tutti i segni, e con questa sfera io ho meditato tantissimo tutti i giorni, ma tutti questi segni che sembrano quasi, non so come dire, dei lampi, no, le linee, dei segni, ma non sono, sì, ma non sono graffi, non so come dire, sono comparsi piano piano, e vi giuro, non sono graffi, perché non sono graffi, ma è incredibile come si stia modificando l'aspetto, perché probabilmente assorbe tantissimo, e quindi prima era completamente lucida nera, adesso sta diventando così, ma io ci sono molto affezionato, perché mi ha accompagnato. Perché ci lavoro. Lavori davvero, Daniele. Guarda, ti faccio vedere, cioè questa, forse riesco, questa io la chiamo la porta interdimensionale, perché mi ha fatto aprire, cioè proprio, mi ha dato accesso a nuove dimensioni, ma veramente, che è questa qua. Aspetta, la sto illuminando, ma vediamo se riesco senza... Aspetta un attimo. Innanzitutto, perché vista così non sembra importante, ma dentro c'è una struttura. Aspetta, Wow! C'è una Y, esattamente. Ma aspetta, che devo diminuire la luce e ve la faccio vedere. Aspetta, che è troppo bruciata. E poi, vediamo, Daniele, se ci riesco. Farla andare il getto di luce verso il lato del computer, non verso... ma perché volevo farla vedere in trasparenza. Ecco, forse... Sì, ma verso il lato, mettila verso il lato che si illumina di lato. Ecco, così, bravo. Così, perfetto. Sì, secondo me sì. Aspetta. Sembra una runa. Come? Sembra una runa. Sì, esatto. Adesso, aspetta, è difficilissimo farlo al contrario, col movimento al contrario. Però vabbè, in ogni caso, qui all'interno c'è una struttura... All'interno di questa pietra c'è una struttura cubica, per cui si vede la crescita, il fantasma della crescita di questa che è Florite, e si vede perfettamente in tre dimensioni questo cubo, che però mi ricorda un po' il flusso canalizzatore di...
Di ritorno al futuro, certo. di ritorno al futuro. E questa pietra io fondamentalmente la uso qui e medito appoggiandola qui o comunque tenendola appena appena qua. Nel momento in cui entro in risonanza con lei, anche con gli altri cristalli ovviamente, però qui sento proprio un formicolio interno, non so come dire, è difficile da spiegare perché sento proprio come se agisse, cioè, è una sensazione fisica oltre che mentale, quindi non è un'illusione, è qualcosa che si può percepire proprio con i sensi fisici. La stessa cosa mi avviene con i miei quarzi, con le mie cose, quando li manipolo, quando li punto, quando lavoro, perché poi alla fine sto imparando un sacco di cose. Certo, ma in pratica senti come delle vibrazioni? È più come un formicolio per quanto riguarda questa sensazione, come se, cioè, faccio fatica proprio nel cervello, perché è proprio una cosa, e uno dice com'è possibile, perché il cervello non ha, no, quei ricettori, non ha quelle terminazioni lì, per cui, però io sento proprio un formicolio, ma basta una qualsiasi punta di quarzo, in realtà un quarzino anche come questo non è niente di che, in realtà c'ha una bella storia perché poi è un cristallo maestro con i lati perfetti, una punta naturale, però con la giusta pratica, cioè, mi rendo conto che io, ad esempio, posso sentire, riesco ad avvertire anche il corpo eterico, semplicemente avvicinando, proiettando questo flusso qua e sento qui dove punto tipo un formicolio, ma non è un'illusione, l'ho fatto tantissime volte, ho sviluppato questa sensibilità e diverse persone, amiche, con cui avevo una, come dire, un'intimità, una fiducia reciproca, quindi un'intesa particolare, tante persone a cui ho sottoposto questo genere di esercizio, di pratica, mi hanno tutti confermato che provano la stessa identica sensazione, solo che è troppo sottile da essere misurata, quindi ci vogliono degli strumenti che qualcuno ha inventato, ma che non si trova, Marcel Vogel, ad esempio. Beh, Vabbè, Daniele, qui entriamo in altri all'amore discorsi. ci crediamo lo stesso anche se non viene misurato, Ah, beh, giusto. quindi anche all'emanazione di un cristallo ci dobbiamo credere, nonostante non ci siano ancora degli strumenti utilizzati e creati apposta. Quindi, E sì. te ne faccio vedere uno Dai. veramente speciale, anche se. Cioè, non è grande, no, di dimensioni, perché poi non vuol dire solo la grandezza fisica, però lo devo prendere. Aspetta un secondo. Che bello! Si è gasato, Ah, si è gasato Daniele. meraviglia, meraviglia, Daniele è una meraviglia, veramente. Lo vedo anche dai commenti che apprezzano i nostri Aspetta che ti ascoltatori. faccio una battuta. Dopo dobbiamo tornare in Allora, noi stessi. Aspetta che ti faccio ci una battuta, siete? Daniele, poi dobbiamo tornare in noi stessi. Ma abbiamo visto Ah, che sei in sì. pigiama sotto. In pigiama? No. Sei Sono in jeans. pigiama, Daniele. No, Lo sono in jeans. scherzo, era una Ah, battuta, Daniele. ok. Allora, vi faccio vedere questo. Allora, questo è il cristallo che un cristallo magnifico che io chiamo. Allora, questo è una bacchetta bellissima, ma al di là della forza, c'è qui in alto, vedete, un'inclusione a forma di V. La vedete? Sì, cos'è? Formalina, quella nera. Sì, ma per Ah, me V. questa rappresentava la V di Vittoria Gloria. e mi è stato donato prima di entrare nella casa del Grande Fratello ed è lo strumento che utilizzavo all'interno della casa per meditare, insieme alla mia sfera che è quella di Shungite che ho fatto vedere prima. E in effetti mi ha portato alla vittoria, perché poi quell'edizione lì l'ho vinta. Ma veramente, questa. E invece questa la faccio vedere che, visto che stiamo parlando di no, visione alchimica, questa è la mia bacchetta magica. Eccola qua. Questa Wow. Ah, è la ecco, mia guarda, bacchetta magica. Questa è la mia adesso ci bacchetta magica, arriviamo. ma vi faccio vedere la bellezza della. Cioè, adesso se io spengo, aspetta, vediamo se ci riesco, aspetta, okay. Se io spengo la luce e vi faccio vedere, c'è delle proprietà ottiche che fanno paura, perché basta mettere
cioè, non so come dire, basta illuminare la punta di traverso e il cristallo si illumina, però non riuscite a vederlo, mannaggia, mannaggia. Si illumina tutto, però, Daniele. Si illumina completamente, ma anche, cioè, non solo diretta così, no? Adesso qui la vedi come, aspetta, forse qua si vede bene. Ma anche semplicemente se da lontano è, il cristallo diventa, ed è bellissimo, questa proprio ciao. Vabbè, è la mia bacchetta magica. Ci sarebbero tantissime cose da dire, stupende. Di quella bacchetta lì poi ne parliamo, Daniele, perché è dentro anche nel tuo libro, quando verso la fine parli dell'affrontare i tuoi demoni. Mi ricordo che descrivi quella serata, quel momento in cui ti sei messo a sfidarli. Ti ricordi? Sicuramente ti ricordi. Quando... Mi senti, Dani? Riesci a sentirmi? Certo, ti sento. Quando spieghi appunto che passato il momento di caduta, che io comunque vorrei affrontare, anche se sono bellissime, in tre ci troviamo ad affrontare tantissime porte che si aprono e vanno su mondi vicini, però dopo io vorrei ritornare sulla tua storia, che è meravigliosa. E dicevo, alla fine parli di questa bacchetta, parli del... aver sfidato letteralmente, come se fossero dei nemici che entravano in casa o che si palesavano durante la notte, quelli che tu chiami i tuoi demoni, che sono giustamente chiamati così, e se non ricordo male tu ti sei preparato non un kit, però hai usato quella bacchetta per affrontarli. E io vorrei entrare in questo discorso, magari no stasera perché non ce la facciamo, sono già le 10:07, però la prossima volta, se tu vorrai, Daniele, ci faresti un grandissimo regalo, andare avanti con le meraviglie che hai sperimentato nella tua vita. Esatto, ne parleremo sicuramente. E per concludere, ti andrebbe innanzitutto, Dani? Certo, sono, cioè, è chiaro che, Thomas, tu lo sai meglio di me, quando esponi certi dettagli rischi che certe cose possano essere fraintese. Giusto? Cioè, quindi io questo l'ho imparato da Battiato. Nel momento in cui ho fatto un libro con lui, Franco Battiato, Thomas, tu queste cose le sai già, ne abbiamo già parlato, lo dico a Patrizia e magari alle persone che ci stanno seguendo, però uno dei grandi maestri che mi ha aiutato in questo percorso è Franco Battiato, con il quale ho avuto la fortuna di scrivere un libro, un'intervista fondamentalmente, dove io ponevo delle domande e lui mi dava delle risposte. Nella nostra amicizia, nella nostra frequentazione, questo è stato un momento molto importante, perché lui mi ha insegnato tantissime cose pratiche. Nel momento in cui abbiamo fatto il libro, il manoscritto era di, non so, 500 pagine, era un volumone così. Il libro da lui corretto, cioè quando gli ho mandato il manoscritto e mi è ritornata la bozza corretta da lui, il libro è diventato di 100 pagine. E io ci sono rimasto malissimo, sono scoppiato a piangere, gli ho detto, Franco, ma tu, cioè, tutto quello che ci siamo detti, perché l'hai tagliato? Perché non vuoi che... E lui mi ha detto, non possiamo dare in questa fase la possibilità al nemico di infilzarci con il nostro, col pugnale, capito? Cioè che se lo prende dalla parte del manico e ci infilza. Quindi lui mi ha detto, partiamo con questa introduzione, che è quella, no, del libro che poi è uscito. E fidati di me, mi diceva, fidati, io insomma sono, e io come facevo a dire a lui non mi fido, certo che mi fido, e quindi, e poi andiamo con cautela e proseguiamo. La stessa cosa mi sento di dire a te, di chiedere a te, e dire, secondo te è giusto parlare di questa roba qui, chiedo Thomas, è giusto affrontare così, cioè, boom, no. Certe cose? No, stasera no. Stasera assolutamente no. Ok. No, ma era già implicito in quello che ti ho detto prima, stasera assolutamente no. Ok. No, ma non per stasera, ma perché secondo me bisogna arrivarci gradualmente, perché si rischia il fraintendimento, perché nel momento in cui si parla di... Insomma, assolutamente. Di potenza del pensiero, di certe cose, di applicazioni. Pienamente d'accordo. Benché questa sia una platea allenata su questi argomenti, ovviamente non ti pensi. No, però
No, certamente, lo so, infatti la bellezza è che finalmente si può parlare di questo, però credo che si debba arrivare, cioè, con l'introduzione, no? Il capire che... E allora forse sì, il prossimo capitolo. Sì, esatto. Infatti Esatto. Anche con volevo Thomas abbiamo coincidere... fatto così, abbiamo fatto diverse puntate, no? Una Ok. si faccia sempre così, ecco. Ok. E Volevo comunque, concludere. fondamentalmente, certo che ne voglio parlare, alla grande, ma non solo perché mi fa piacere affrontare e confrontarmi, ma perché credo che siano cose bellissime che tutti quanti devono sapere. Quindi, cioè, nel momento in cui si uniscono queste persone, lo dicevamo all'inizio, che hanno questa forza di volontà, il bisogno, la necessità di ritrovarsi e quindi di diffondere questa luce, ma ben venga. Quindi sì, certo che ne parliamo, Thomas, quando Certo. vuoi. Infatti, quello è la ciliegina sulla torta di un percorso, assolutamente. Finisco dicendoti, riguardo al tema dei cristalli, così lo chiudiamo anche con un senso logico in base a quello che hai detto tu e ci siamo detti tutti e tre. E, sai quando ho spiegato che il cristallo è un corpo per lo spirito e non c'ha di mezzo mente, emozioni, come le abbiamo noi esseri umani invece. Ed è lì che è il suo pregio, il suo vantaggio, perché quello strumento, che è uno strumento che la terra, cioè la parte più umile della natura, ci dona, tra l'altro quasi mai in superficie, ma sempre andando a scavare, questo è allegorico, allegorico di dove noi troviamo le pietre preziose dentro di noi, dove? Nel profondo di noi stessi, nel profondo della personalità, cioè all'interno di tutta quella struttura che possiamo chiamare la nostra terra. È lì che troviamo il diamante, lo smeraldo, il cristallo di rocca, la sfungite, la troviamo nel profondo, dobbiamo andare a scavare, dobbiamo andare giù, anche nel buio, portandoci la lanternina dell'eremita, dei tarocchi, non a carta dei tarocchi. Ecco, volevo dire questo, che il cristallo, proprio perché non ha mente ed emozioni, è un perfetto conduttore dei pensieri e delle emozioni di chi li possiede. Ecco perché vengono utilizzati per infilarci, ampliare, amplificare le forme pensiero. Tu prima hai nominato queste cose che sono già livelli di magia, perché possiamo così dirli, livelli di magia importanti, e possono diventare dei perfetti alleati per qualcuno che sa utilizzare il suo pensiero. Normalmente, e questo dico una cosa che sicuramente agli ascoltatori di Visione Alchemica è abbastanza banale, tuttavia io la dico. Normalmente la persona comune non sa gestire i propri pensieri e le proprie emozioni, tantomeno le sa indirizzare, tantomeno le sa anche creare. Ognuno di noi subisce le emozioni e subisce i pensieri. Il mago, l'iniziato, è colui che invece le genera, genera emozioni anche negli altri, a volontà, e genera pensieri, pensieri che diventano entità vive anche attraverso, per esempio, l'evidenziatore, che può essere il cristallo, perché il cristallo evidenzia e fa incarnare letteralmente una forma pensiero, facendola diventare un ente alleato, perché il mago bianco, come potrebbe essere Daniele, per me tu sei così, e io te lo dico onestamente davanti a tutti, sei un mago bianco. Il mago bianco fa questo, E vedi la genera, barba bianca, infatti mi ti sta sta venendo. venendo. Ti sta venendo, ti sta venendo. Ovviamente il bianco si riferisce alla purezza, alla capacità di avere attraversato tutti i colori e essere arrivato al nocciolo che è il biancore. E dicevo, il mago bianco fa questo, crea dei pensieri, genera dei pensieri, esattamente come il genio, il matematico vero, lo scienziato vero, l'artista, il musicista, il geometra, l'architetto, quelli veri. Gli artisti creativi, loro generano qualcosa e attraverso i cristalli lo possono amplificare, lo possono condensare, lo possono archiviare. Ci sono dei cristalli, tu lo saprai meglio di me, Daniele, che sai bene quanti anni hanno i cristalli, che sono stati, ci sono immagazzinate delle informazioni da tempi antichissimi. Ecco che quando uno viene in possesso di un cristallo, non è mai a caso, è sempre per una frequenza vibratoria. I cristalli che tu hai non sono i cristalli giusti, come dicevamo prima, sono i cristalli giusti per te.
perché hanno una frequenza simile alla tua e servono te. E magari chi lo sa, se credi alla reincarnazione, avendo frequentato Battiato sicuramente, può essere che questi cristalli che tu oggi hai lì nelle tue teche, nei tuoi armadi, non è la prima volta che li tocchi, Daniele. Non è la prima volta che li parli. Sì, sì, io infatti sto lavorando anche molto sul concetto del tempo, no? Visto che insomma adesso si sta entriamo proprio in un'altra dimensione, però io credo in questa possibilità assolutamente, quando sento risuonare in me il fascino di alcuni racconti ancestrali, anche mitologici, su Atlantide, no, su queste cose qua. Io, cioè, non è solo un piacere no, della storia in sé, quindi della narrazione e dell'epica, ma c'è qualcos'altro che va oltre e che tu hai detto Battiato, beh, lui mi ha raccontato un po' di vite precedenti o di cose che è riuscito a percepire. Io ci sto lavorando, ecco, sono ancora in una fase primitiva da questo punto di vista, però potrebbe benissimo essere. E che quanto è affascinante questo discorso, questo argomento, quanto mi piace, ragazzi, quanto mi piace. Io vorrei farvi vedere tutti, ma lo facciamo la prossima volta, perché mi hai detto di questi cristalli, io ne ho alcuni, ad esempio, che contengono delle informazioni in diversi stati, no? Cioè lo stadio solido, ovviamente, con alcune inclusioni, ma c'è anche quello liquido e gassoso all'interno del cristallo. Quindi ci sono le inclusioni liquide che sono bellissime, perché magari c'è dentro un'acqua primitiva, capito? È anche solo da vedere che dentro si muove tutta l'acqua, eccetera. Ne ho anch'io uno, sai, Daniele, così. Piacciono molto anche a me i cristalli, ne ho anch'io uno così, che ha dentro, qua proprio nelle teche, qui di fianco, che vedi? Edro, si chiama il cristallo che ha questa inclusione, ce l'hai lì di fianco, fammelo vedere. No, è proprio in una scatoletta dentro, nella La prossima volta faccio le bancherelle con i cristalli. Te lo faccio vedere però, Sì, sì, assolutamente. Beh, ma sai che io mi fermo sempre quando vedo le bancherelle con i cristalli, con gli oggetti, comunque, no, braccialetti, cose. Io adoro queste robe qui, assolutamente, cioè, sono bellissime. Vedi, anche braccialetti, cose. Facciamo il mercatino. Mercatino, dai. Però bello. No, però sono strumenti stupendi e che davvero, dal semplice collezionista appassionato di mineralogia a invece lo studioso esoterico che vuole approfondire il significato della vita, sono straordinari. E mi hai spiegato stasera, Thomas, il perché. In poche parole mi hai veramente acceso, no, e fatto capire perché sono così importanti. Che bello. Ci sarebbero tantissime cose da dire, ma stasera no. Ragazzi, vi va? Quant'è che tenete ancora voi? Che io sono le 10, io sono libero, però non so gli impegni tuoi e di Daniele. Guarda, io non so, cioè ditemi voi quanto stiamo... Cioè, no, siamo 10 minuti, dai. 10 minuti, quello che... Dai, va bene. Arriviamo tipo alle 10:15, Daniele, ti va? Dai. Va bene, io non so neanche che ore siano adesso, le 22:05. Okay. Patrizia, c'è qualche commento, qualche... La voglia, ne vado a leggere. Dai, allora facciamo, e comunque 22:22 direi di finire. Guarda, ho detto nel pensiero, non volevo essere così invadente, ecco. Però prima, Thomas, hai detto che ci sono queste congiunzioni che non sono belle, ma in realtà stasera c'è la luna nuova, ragazzi, la luna nuova mi ha accompagnato momenti bellissimi. Io durante la notte della luna nuova faccio sempre un sacco di cose e mi piace di più rispetto alla luna piena, perché mi dà speranza, cioè perché poi è in una fase di crescita. Invece la luna piena la sera mi piace, ma poi dal giorno dopo sento che diminuisce. Io vi dico una cosa: iniziare una luna nuova con voi due per me è un dono. È un dono. Ma c'è qualcuno che aveva scritto qualcosa sulla luna nuova? Ecco, in questa luna nuova, meraviglioso sentirvi. Grazie Patrizia, grazie Thomas e Daniele, porti la gioia del bambino
con lo stupore dell'evoluzione, magia. Vedi che lo riconoscono tutti, Daniele, che sei, hai quella purezza. Ah, ma Elisabeth, amica, ciao. Ciao Elisabeth. Ciao Elisabeth, grazie mille. Dov'è? Daniele ecco. è così, è proprio un bambino. È fantastico. È la curiosità, ragazzi, ma credo che sia comune a tutte le persone che hanno voglia di scoprire che il senso della vita, no? No, per me la curiosità, chi mantiene purezza nella curiosità è qualcuno che ha una luce dentro, Daniele. Ah, guarda, c'era una domanda qui di Gesù. La tua umiltà ti fa onore, la tua umiltà ti fa onore, però ti posso assicurare che il bambino curioso che non ha la luce diventa un adulto tenebroso. Il bambino curioso che ha la luce dentro diventa un adulto virtuoso come sei tu. E te l'ho detto anche in rima, guarda. Che figata. Grande, grande. Ma vedi che Gesù Nenna fa una domanda all'inizio. Gesù Nenna, tra l'altro, è anche un nostro ascoltatore affezionatissimo, è diventato anche relatore, parliamo delle favole con lui. Daniele, ciao, una domanda. Ti senti più eterno ora che hai dato uno sguardo al cielo dall'alto? Wow! Sì, cioè dall'alto nel senso che sì, perché cioè, assolutamente sì, come dicevo, espandere la propria coscienza e arrivare a comprendere qual è la nostra posizione nell'universo studiando, perché alla fine quello che ho fatto è leggere un sacco di libri di prima di astronomia e poi dopo anche di astrologia qualcosa, ma no, per capire prima di tutto dal punto di vista fisico che cosa sono queste sfere di gas luminose che vediamo risplendere nel cielo, e poi però non mi bastava più e allora ho cercato di capire anche il senso più profondo e quindi sono entrato nel campo dello spirituale, nell'esoterico, con tutti i libri che mi hanno fornito dei modelli in grado di spiegare questa realtà così vasta. Certo che mi sento più, insomma, legato a questa eternità, ma solamente adesso però riesco ad avere sprazzi più intensi. Cioè, questa è difficilissima come cosa, perché vi sto proprio raccontando delle percezioni che non so tradurre con le parole, non ve lo so spiegare, però sento quasi che cioè, mi dissolvo e poi dopo ritorno nel mio corpo fisico, ma questa dissoluzione non è come dire, non è che mi disgrego, mi apro in un'emozione che definisco come amore, cioè quindi quando sento questa cosa qua, poi è talmente forte che mi sovrasta e quindi poi ritorno in me, però la sto avvertendo sempre di più e ci sto convivendo ecco, con questa cosa qua, cioè la sto coltivando. Quindi sì, io credo che questo sia il discorso legato all'eternità che mi chiedeva prima. Certo. Bella cosa che hai detto, Daniele. Fantastica. Sì. Ma tu non lo so, però vedi, ad esempio, io ultimamente ho letto un libro e ho avuto modo di parlare con questo ricercatore, un personaggio molto serio. Lui si chiama Federico Faggin, a Thomas l'ho accennato, è un italiano che dà lustro al nostro paese nel mondo con la sua genialità, visto che è stato l'inventore del microprocessore. Se tutti quanti usiamo un computer è grazie a lui, e il touchscreen che ormai insomma è una cosa che tutti usano, è sempre lui l'inventore, e quindi non nel campo della cibernetica, comunque dell'informatica, insomma è stato uno dei grandi pionieri della Silicon Valley e uno dei grandi geni, ha ricevuto il premio anche da Barack Obama quando era presidente degli Stati Uniti come massima onorificenza per gli innovatori tecnologici, quindi insomma veramente una mente importante. E lui a un certo punto della sua vita, quando aveva fatto tutto quello che andava fatto per essere felici, quindi lui ha detto, la società cosa chiede? Devi studiare, no? Andare bene a scuola, e lui si è impegnato, quindi lauree, 110 lode, eccetera.
avere una carriera, fare soldi, questo no, nell'idea collettiva del... Quindi lui è diventato famoso, celebre, perché comunque uno scienziato importante, aveva un'autonomia economica che gli permetteva di non lavorare più per il resto della vita, quindi direi che anche da quel punto di vista assolutamente soddisfatto, una famiglia meravigliosa con una moglie che amava, figli e tutto quanto, nonostante tutti questi traguardi, cioè aveva fatto tutta una vita perfetta, però non si sentiva felice. E da lì ha cominciato una ricerca sua sulla coscienza, e quindi con lo stesso rigore che ha messo per tutta la sua vita per fare le sue ricerche scientifiche, ha fatto altrettanto per cercare un modello scientifico sul funzionamento della coscienza. E quindi si entra nella fisica quantistica, e quindi ha messo insieme tutto quello che la sapienza antica racconta, però poi aggiornato anche con le nuove scoperte, ed è, ragazzi, cioè la sua spiegazione del fatto che appunto noi siamo un campo, no? Un campo quantico, una sovrapposizione di campi quantici che quindi in questo momento sono concretizzati, sono qui, ci vediamo adesso attraverso la webcam, quindi qua si aprirebbe un altro discorso, però fisicamente ci possiamo vedere in questa realtà, e tutti quanti, ognuno dal punto di vista diverso, però facciamo parte di questa entità che è il tutto, che possiamo chiamare Dio, che possiamo chiamare come volete, ma che alla fine si ritrova in tutte le correnti di pensiero. Beh, detto da lui, con le sue parole, con la sua spiegazione, vi garantisco che è illuminante, quindi vi consiglio di approfondire questa lettura, davvero. Io, Daniele, posso dirti che dopo la telefonata che ci siamo fatti settimana scorsa, poi ho incontrato il mio gruppo di lavoro, gruppo di studio, dove tengo lezione, la mia scuola esoterica, e ho parlato di Federico Faggin su tuo consiglio, e quindi ho mandato tutte le persone che mi seguivano in quel momento a vederlo. Io stesso l'ho guardato e ho trovato una persona, tra l'altro, estremamente potente, perché ha una volontà di ferro, ha un ardore in quello che sta compiendo, e quindi grazie, ti volevo ringraziare anche davanti a tutti sul fatto che mi hai messo in... a conoscenza di questa persona che io sì, non vedevo assolutamente. Ma qual è la cosa che voglio dire, Thomas? È che finalmente, sì, cioè, quello, certo, anche una persona con una mente razionale, scientifica e legata, beh, lui poi lo spiega molto bene, no? Cioè, quindi, no, la fisica riduzionistica e poi invece la fisica quantistica, la differenza. Però comunque una persona così ha capito attraverso un suo processo, attraverso delle esperienze che poi racconta come proprio illuminanti, e ha dato conferma della veridicità di tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento. Quindi, cioè, capito che lui dice, sostiene, è il momento questo per far incontrare scienza e spiritualità insieme, cioè... Ah, capito, che salto di livello faremmo tutti quanti. Cioè... Questo è il futuro, Daniele, questo è il futuro, è quello che è stato scritto nelle profezie, è quello che deve essere, quello che sarà. Quindi sicuramente lui è un pioniere di questa connessione, che c'è, non c'è mai stata poi, tra l'altro, la vera divisione, c'è stata solo nel mondo nostro, mentale, ma materia e spirito sono ombre e luce, cioè appartengono ad un'emanazione unica. E sono una la sorella dell'altro, non si possono scindere, si possono e analizzare. Invece ho trovato, e anche qui mi piacerebbe confrontarmi con voi, come ultimamente l'ho riscoperto, adesso con un livello superiore di consapevolezza mi è più facile comprendere lo Zen. E la filosofia Zen con tutte le sue storie, con la semplicità di questi piccoli racconti che ti permettono proprio di esercitare quell'intuizione di cui parlavamo prima, per cui tu lo leggi il racconto e subito, innanzitutto sono bellissimi, racconti, storie molto brevi, e poi, cioè, alla fine capisci che c'è una verità dentro che ti tocca, ma che devi decodificare, e ci metti un po' di tempo, cioè devi proprio dedicare una meditazione alla storiella Zen che hai appena letto per riuscire ad assorbire tutto la sua
e il suo significato più profondo. Quindi questa è un'altra cosa che ho trovato, un modello ad esempio bellissimo. Io parlo di modelli perché secondo me sono quelli che ci aiutano a capire meglio poi nella praticità quotidiana come comportarci, però ho trovato queste 10 figure, voi le conoscete, ne parlerò questa domenica in radio, sono 10 figure che tracciano un percorso dell'illuminazione, 10 figure del bue, si chiamano le 10 icone del bue, o in alcuni casi i 10 tori. Vi consiglio di andare a vedere perché sono 10 figure semplicissime, con tutte la spiegazione, ovviamente c'è la versione in versi e poi dopo la prosa con la spiegazione, eccetera, il commento, ma l'efficacia di quello che dice, ma allo stesso tempo, se ci rivolgiamo a un pubblico di appassionati, cioè loro riusciranno a capire e ad afferrare il senso invece di... illuminante di queste 10 figure. Me lo vado a cercare volentieri, sì. No, non li conoscevo. Me lo scrivo io, perché vabbè che tanto c'è il video, mi vado a ricercare. Sì, però sono molto forti queste storie e aiutano, perché poi capisci qual è il percorso, riesci a capire a che punto sei di questo cerchio fatto da 10 figure, no. E la spiegazione, ragazzi. Mi viene da farti una proposta scabrosa. Ma facciamo una visione alchemica con Daniele Bossari in un bosco, non lo so, in una prateria, in un posto, e ci troviamo tutti lì e poi parliamo per 3 giorni di seguito tutte di queste cose. Guarda, io ci sto, però il problema è in questo momento come facciamo? Perché io ci sto, sì, ma come facciamo? Cioè... perché il problema è proprio che fisicamente, ragazzi, adesso è un casino, perché io stesso, figurati, cioè io ti dico sì, assolutamente, io ho la necessità di incontrarmi, di sentire le persone fisiche, io abbraccio, io stringo, sono così, mi piace proprio trasmettere e ricevere, no? Questo scambio l'ho sempre fatto, mi piace proprio nell'abbraccio sentire, dare, così, più che con le parole. E figurati adesso come sono messo, cioè non possiamo più toccarci, non possiamo più avvicinarci. Importante è questa cosa della distanza, molto molto importante, anche dal punto di vista spirituale, tra l'altro. Però io mi sento estremamente vicina a Thomas, a Daniele, a tanti altri, mi sento estremamente vicina pur non vedendoci, e questo è magia, questa è magia. Chiaramente. Pensa che siamo esseri... Vai Daniele. No, dico, pensa che ci stiamo guardando in faccia attraverso delle onde luminose, perché poi alla fine non stiamo vedendo i nostri corpi, ma stiamo vedendo la luce dello schermo, e io vedo voi attraverso questa luce qua, che è una roba già di per sé incredibile. Ma per questo io accetto immediatamente di approfondire questi argomenti e provare a unirci tra di noi, perché, cioè, come facciamo a contrastare questa cosa che sta succedendo, ragazzi? Adesso, fino adesso, no, sorriso, abbiamo parlato di cristalli, cose belle, di insomma, serenità interiore, però non vi nascondo che nella mia pratica quotidiana io vedo che il risultato cioè il benessere che ricavo da una meditazione, per esempio, si sta accorciando sempre di più, cioè devo fare più sedute al giorno per mantenere lo stesso equilibrio, e questo è incredibile, perché vuol dire che sento che dall'altra parte c'è un carico di, chiamiamola negatività, non so come dire, di angoscia, preoccupazione, che sta avvolgendo proprio il mondo. Quindi, siccome questa cosa io la sento, ma credo che sia che anche voi la sentiate, cosa mi dite? Sono io che sto impazzendo? No, assolutamente. No, non sei tu che stai impazzendo. Tu, Patrizia, cosa dici? Ah, io penso a idee rivoluzionarie, e questo mi fa star bene. Sì, però bisogna impegnarsi, cioè tutti i giorni, ragazzi, un esercizio, come andare in palestra. Cioè. Il contatto con la natura aiuta tantissimo, e quello si può ancora fare, no? Non ci sono limiti o divieti in questo senso.
e io sono convinta che è proprio una connessione con la natura che ci può aiutare a superare questo periodo, questo momento. Io la sto attuando, ho questa fortuna di poter essere anche in un posto isolato, e questo mi aiuta tantissimo, senz'altro, e cerco di essere faro, e per cui di espandere, di emanare questa energia che io trovo nella natura. Ecco, anch'io vivo nella natura, anche Thomas so che ha diversi contatti con i posti belli, e io sto cercando di focalizzarmi, questo è un esercizio che Filippa fa da sempre, senza aver letto niente di tutte le cose spirituali che abbiamo citato, è così lei, in quanto essere, già evoluto, ma dicevo concentrarci sulle cose belle, cioè riuscire a bilanciare tutte le informazioni allarmanti che ci sono in questo momento con altrettanta bellezza autentica, che però magari è anche la semplicità del fiore che vedi sbocciare, piuttosto che le foglie belle gialle di questo colore autunnale, o la tazza del tè caldo in un momento di tua comfort in casa, e quando finalmente riuscire a viverle bene, a proprio sì. Non so come dire, prova a assorbire questa sensazione qua, e poi quindi darla agli altri. Ma se ci uniamo, è importante, ragazzi, è importante, perché qua mi sembra che ci stiamo dividendo. Sto leggendo i commenti e tutti scrivono comunque l'energia della natura, io cammino nei boschi, chi può pratica questo e lo espande agli altri. Ma leggimi un po' di commenti, perché io non li vedo purtroppo, non so, cioè, c'è una domanda, c'è qualcosa. Sulla testa ci sono, c'è proprio commenti. Io non vedo. Hai il computer tu? Io ho il computer, ma vi sto guardando da StreamYard, quindi non vi sto guardando da... Dovresti avere una striscia bianca dove ci sono i commenti. Ah, sì, io la vedo. Devi, Daniele, ridurre la... la sì, l'ho ridotta. A comments, ma che... Bravo. Eccoli là. Adesso. L'hai trovata. Ok, adesso li vedo. Ok. Per esempio... vedi il godimento io vivo davanti a delle piramidi, dicono, per me restano le colline dell'infanzia. Ok. Per cui vedi che tutti cercano il contatto, diciamo, con la natura. Secondo me questa situazione a distanza ci stanno facendo trovare, vero, nuovi modi per riunirci gli uni con gli altri, una grande occasione per sentire maggiormente la nostra e la tua interiorità. Siamo meno distratti se non ci lasciamo distrarre, è proprio così. E probabilmente questa modalità va a stimolare anche a livello extracorporeo, Thomas, cosa dici? A livello di della natura stai parlando? No, questa modalità che dobbiamo rispettare, non fare assembramenti, sta stimolando invece questa connessione che abbiamo gli uni con gli altri, no? Sicuramente un lato luminoso è questo, un lato positivo di quello che sta accadendo è proprio questo, o meglio, trovare la non dipendenza dalla vicinanza, cercare di trovare una propria indipendenza nonostante non sto vicino alle persone che amo. È un po' quando siamo innamorati all'inizio di una storia, è più facile comprenderla così, e dobbiamo fare un viaggio di lavoro, dobbiamo fare un weekend con i genitori perché hanno bisogno di noi. Ecco, in quel momento lì noi soffriamo tantissimo di mancanza del partner. Capite cosa voglio dire? Cercare di amare gli altri e amare se stessi, nonostante questi altri non possano toccarli. Questo sicuramente è qualcosa di estremamente evolutivo, che noi tutti siamo spinti, letteralmente spinti dall'esistenza a provare a vivere, e va a toccare e a sviluppare le corde dell'anima, perché è l'anima quella che si sente unita al tutto e agli altri nonostante non abbiano corpo o vicinanza. Invece è la personalità, cioè quindi l'aspetto più, diciamo così, mentale legato al nostro piccolo io, che ha bisogno invece della vicinanza per sentire l'amore dell'altro. Ecco, non è giusto né uno né nell'altro. In realtà la perfezione è l'unione di queste due cose. Probabilmente l'umanità in questo momento ha bisogno di sperimentare di più quella fase, perché solitamente non la fa.
Ecco, io la vedo. Ecco, proprio per questo io vedo che Angelo Doro scrive: non dimentichiamo che siamo uno. Io credo il lavoro che sto cercando di fare adesso è proprio sulla non dualità, cioè sull'andare oltre, no, questa divisione che stiamo facendo. Però mi risulta molto difficile, perché più mi impegno da una parte, più mi sembra di vedere dall'altra avanzare, non so come dire, cioè vado in tilt, perché mi sembra di capire che, anche da quello che ho letto, no, vi ho citato prima il taoismo, se noi giudichiamo una persona buona, ad esempio, automaticamente stiamo assegnando il titolo di cattivo a qualcun altro, e già questo crea, capito, due forze che si oppongono, due polarità che si oppongono, e non so se vada tanto bene, cioè dovremmo andare oltre addirittura, cioè la non dualità è capire, come stava dicendo Angelo Doro, che siamo tutto uno, che quindi è l'unica realtà, ma non è facile, cioè, non è per niente facile. È una questione di, posso dire una cosa che secondo me è importante, perché non è una questione di capirlo, Daniele, è qualcosa di è legato alla sperimentazione, al vivere, al vissuto. Capirlo lo capiscono tutti, chi ha la mente un po' aperta e chi è un po' incline a un pensiero filosofico, ma sperimentarlo è per pochissimi. E siamo, credo, spinti a vivere, e chi non ce la fa, non ce la fa in questo momento, viene letteralmente tagliato fuori da un'evoluzione e si avvia verso una involuzione, perché in questo momento chi sale, sale sempre di più, e chi cade, cade sempre di più, secondo me. E quindi, no, Thomas, ma quindi pensate la difficoltà nel riuscire, come raccontano i grandi maestri delle varie epoche, a mantenere uno stato di felicità anche quando ci sono le pandemie, il terrorismo, il cambiamento climatico, cioè riuscire a tenere uno stato di, perché uno automaticamente, no, entrando in empatia con queste cose, sente la sofferenza, e come, cioè, guarda che veramente bisogna essere evoluti per riuscire a mantenere quella felicità lì. Sì, sono pienamente d'accordo, non che io sia un maestro in questo, assolutamente. Bisogna imparare anche un po' a schermarsi, comunque, no? Bisogna imparare, scusa, Patrizia? A schermarsi. Io non ce l'ho gli scudi. Lo so, e infatti l'ho letto che non hai gli scudi. Però dobbiamo visualizzarli, questi scudi. Con la visualizzazione si può fare molto, sì. Si può fare molte cose. Sono d'accordo con quello che dici, però è una fase, è un livello. Daniele sta spingendo, credo, l'argomento, che sicuramente è molto vasto, a dei livelli, senza offesa, ma un po' più elevati, un po' più ampi, ecco. E la protezione serve. Io tuttora uso, come penso anche te Daniele, te Patrizia, uso tutte le mattine delle cose che mi sono state passate, però non è lì che dobbiamo fermarci, perché chi si protegge è qualcuno che deve difendere qualcosa, e quindi ha paura di perdere qualcosa, e se ha paura di perdere qualcosa è perché quella cosa che ha paura di perdere non la percepisce come se stessa, come parte di sé. E quindi c'è un passaggio superiore che non è neanche la protezione. Io sono sicuro, certo, non perché lo sono, ma perché intuisco, ecco, quello che fanno i maestri, o anche perché mi è stato passato, che i maestri non si proteggono. I maestri non usano più protezioni coi cristalli, con la visualizzazione, o in mille altre maniere, che in realtà ce ne sono infinite di modi per proteggersi, ma sono, ed essendo, sono esattamente come un sole, come una stella che brucia tutto quello che gli arriva attorno. Certo. Io miro questo personalmente, con tutta l'umiltà e la non presunzione di essere così, ma tutta l'umiltà di volerci arrivare e la volontà di volerci arrivare. Dobbiamo tornare ad essere dei soli, ad essere quello che siamo, stelle in terra, cadute. È a quello che dobbiamo assolutamente arrivare, però ci sono anche... Quindi fondamentalmente è rimanere nel presente, cioè vivere, visto che l'unica cosa che possiamo fare è la condizione presente, cioè quindi a questo punto tutto quello che sono discorsi
discorsi legati alla creazione di, no, del nostro futuro, quindi le tecniche di visualizzazione o la contemplazione del passato, cioè bisogna disintegrare tutto questo perché c'è solo il momento presente. No, secondo me no. No, non è facile. No, secondo me no, perché anche un ricordo, Daniele, il ricordo di quando hai fatto le Lollipop, cioè quando hai fatto, come si chiamava quel programma, non mi viene mai, le Popstar. Popstar. È un ricordo che in realtà non è nel passato, ma lo vivi nel presente. Cioè, i ricordi, come anche le anticipazioni del futuro, se tu ci sei, sono qualcosa che si palesa sullo schermo della tua coscienza, che è qui e ed ora. Si tratta di non immedesimarsi nel film, di non immedesimarsi nello schermo, ma di stare anche vedendo qualcosa che è già passato o che dovrà venire, ricordandosi di essere uno spettatore di questo film. Allora stai nel qui ed ora, altrimenti cadi nel passato e nel futuro e perdi questa magica acquisizione che è dell'essere, cioè esserci, esattamente esserci. Posso dire bellissimo. Questo, che hai capito cosa intendo. Volevo dire ancora una cosa, scusatemi se parlo tanto, però... Ma che parli tanto? Siamo qui a chiacchierare di cose meravigliose. Poi sei proprio in mezzo. Cosa devo fare? Sto in mezzo. La mia maestra mi ha sempre insegnato, una donna umilissima, a stare zero. Lei dice questo, lei dice tuttora, adesso sta a Bali, non la vedo più tanto. Dice tuttora di stare nello zero. Lei è una donna gioiosissima, ma veramente gioiosissima. E ti ho detto, Daniele, che tu me la ricordi molto. Me la ricordi veramente parecchio nel tuo modo di essere. E mi ha insegnato, o perlomeno mi ha spiegato, poi non so se l'ho imparato, però mi ha spiegato che stare nello zero, lei parlava proprio dei numeri, quindi Patrizia, il tuo campo, stare nello zero vuol dire stare... nel mezzo, nella scala dei numeri negativi e dei numeri positivi. Se tu stai lì, qualsiasi cosa può accadere nella scala dei positivi e dei negativi, nulla ti tocca. Ciò nonostante, da lì puoi vedere tutta la scala inferiore, superiore o positiva e negativa. E Daniele ha parlato della felicità prima, quando diceva come facciamo a rimanere felici nonostante ci sono le pandemie, c'è questo momento che stiamo vivendo tutti, perché siamo tutti sulla Terra. E io credo che bisogna trovare qualcosa che è giù nel profondo, esattamente come una pietra preziosa nella terra della nostra persona, e che è qualcosa di più simile alla gioia e non alla felicità. Perché la felicità è un termine particolare. Però gioia e felicità non sono sinonimi, sono cose differenti. E la gioia è qualcosa di più duraturo e indipendente dalle condizioni esterne. E io credo che, secondo me, ci dobbiamo spostare più su quella forza, che è una forza immortale, e che è la gioia a priori del fatto che tu esisti, e che esiste l'esistente, e che esiste, scusatemi se mi ripeto, l'esistente, che oggi ha una fenomenologia epidemica, che oggi ha una fenomenologia dittatoriale, che oggi ha una fenomenologia di chiusura, di separazione, ma io gioisco perché esiste questo, non perché è così, ma perché esiste, e in quanto io esisto all'interno di questa cosa e ne sono parte. Ecco, se noi andiamo lì, è difficile, sono pienamente d'accordo con te, Daniele, però se noi andiamo lì riusciamo a mangiare letteralmente come una comunione, cioè una piccola ostia consacrata ogni giorno, un corpo cristallino, cristico, che ci permette di essere veramente conduttori di luce, di bellezza sulla Terra. Ma non solo per gli altri, prima di tutto per noi stessi, riusciamo a mantenere quella fermezza che hanno i cristalli, dato che li abbiamo toccati stasera, quella forza che hanno i cristalli, quella incorruttibilità, quella fermezza che puoi avere solo nello zero. Ecco, io penso questo umilmente. È bellissimo questo pensiero, è bellissimo, Thomas, è veramente bellissimo. Quindi grazie, perché felicità. Certo, certo, infatti mi hai... come dire, invitato adesso ad andare a approfondire le due parole e il significato di entrambe. Quindi permettere a confronto. Stare nella gioia sempre. È difficile.
diverso. No, no, sì, ma non è facile, è un lavoro, perché essere felici è meccanico. Io sono felice se c'è la mia compagna, piuttosto che sono infelice se non c'è. Sono felice se guadagno tanto, piuttosto che sono infelice se non guadagno. Sono sempre, la felicità è sempre relegata a delle condizioni esterne. Esterne. Invece la gioia è indipendente dalle condizioni esterne. Quindi possiamo trovare, e dobbiamo, secondo me, trovare la gioia anche nel momento di guerra come siamo oggi, nel momento di tempesta. Io ho tenuto un seminario prima di tutti questi casini, che si chiamava proprio La quiete nella tempesta. L'ho intitolato così, La quiete nella tempesta, perché c'è sempre una quiete nella tempesta. E facevo l'allegoria del ciclone, del tornado, dove all'interno, nel suo centro, si vede il cielo azzurro, si vede il cielo sereno, perché nel nucleo centrale di qualsiasi tempesta c'è pace, c'è silenzio e c'è il cielo sereno. E questa cosa noi, imparandola dalla natura, la dobbiamo capire che ce l'abbiamo dentro. C'è un regno di quiete dentro di noi che possiamo trovare, è la nostra reale casa, e la possiamo trovare in qualsiasi tempesta ci troviamo a vivere. Con questo non voglio dire che è facile, c'è tutto un lavoro da fare. Però è possibile, è possibilissimo. È quello che si vede nel Mago di Oz, no? Sì, esattamente. Esattamente. E mi ha sempre affascinato quel film. Proprio per quel vortice dove al centro c'era la calma perfetta. La calma, sì. Magica, che lo trasportava in un'altra dimensione. Ecco, infatti guarda le favole, i romanzi antichi sono per me iniziatici. Io spesso porto a lezione tantissimi esempi di favole classiche, di film anche importantissimi, ispirati su archetipi iniziatici, come può essere il Mago di Oz. Come può essere Star Wars, tutte Star queste Wars. Saghe qui, figurati, Guerre Stellari. Avatar nel libro, no? Avatar, certo, sono tutti... Il centro di gravità permanente, dice Massimo Alberto. Sì, anche Battiato, mi è venuto in mente, tu quando hai detto la quiete, no, interiore, c'è una sua canzone bellissima, forse la mia preferita. Il libro che si chiama La faccia nascosta della luce poteva chiamarsi anche L'ombra della luce, che è il titolo di questa canzone di Battiato, ed è un testo che a memoria non ricordo, ma che alla fine, adesso lo cerco immediatamente, alla fine è una preghiera, lui dice, Daniele, perché è invece di è una preghiera, esatto, L'ombra della luce. Ah, la conosci? Caspita, ma io Battiato non ti ho detto ancora nulla, è un amico di famiglia Battiato. Ma dai, non così, ma dai, fantastico. Sì, sì, sì. Beh, comunque lui dice nella canzone, lo dico perché mi piacerebbe, visto che hai detto che è una preghiera e l'abbiamo citato, e la potenza di quello che dice, secondo me merita un attimo di condivisione. Assolutamente. Dice, difendimi dalle forze contrarie la notte nel sonno quando non sono cosciente, quando il mio percorso si fa incerto, e non abbandonarmi mai. Non mi abbandonare mai. E poi qui c'è la parte, riportami nelle zone più alte in uno dei tuoi regni di quiete. E poi va avanti, è tempo di lasciare questo ciclo di vite, eccetera, eccetera, eccetera. Vi invito magari a riascoltarvela questa sera o domani. Però questa cosa qui proprio è, secondo me, è proprio quello che hai detto mi ha riportato immediatamente a questo testo. Sì. C'è Ilaria che scrive: Thomas, è la prima volta che ti sento parlare e mi hai illuminata. Riesci a spiegare aspetti difficili da spiegare a parole con una naturalezza incredibile. Grazie. È vero, sono anch'io della stessa idea. Difatti, sono un, come dire, uno sponsor di Thomas. Mi piace. Sì, no. Patrizia, io visto che adesso sono le 22:41, insomma è anche giusto perché poi
No, c'è una soglia di attenzione che altrimenti scema. Ma io volevo. Donne che ha scritto le 22:22 di domani. Esatto, che poi potremmo tranquillamente farla una maratona, però mi piaceva sentire anche dal tuo punto di vista, la tua conoscenza, la tua passione. Prima Thomas ha citato la numerologia, questi sono aspetti che invece io conosco poco, ma che suscitano in me lo stesso fascino che per no, le altre tematiche. Ma com'è che è nata questa cosa tua? E come, raccontami un attimo. Come è nata per me la numerologia? Sì, sì. Allora, è nata da un viaggio in Nepal, il secondo viaggio in Nepal, Kathmandu. Ho incontrato una ragazza di Padova che è diventata una mia sorella d'anima, una creatura stupenda, alta 1,85, bellissima. E lei mi ha parlato di numerologia, e da lì ho cominciato a documentarmi, studiare, vedere, e mi ha appassionata. Ma poi ho saputo da una zia che mia mamma, io la mamma l'ho persa 10 anni, per cui non sapevo questa cosa, in pratica quando incontrava qualcuno gli dava dei numeri, non sappiamo in che forma, in che modo, con che criterio, non ho idea. Però mi piace dire che diamo i numeri da generazioni. È una bellissima frase. Ecco. E la numerologia mi appassiona, e vedo poi, io ho cominciato, Alba l'ho conosciuta nel 2000 a Kathmandu, per cui sono 20 anni che sto facendo questo percorso attraverso la numerologia, e devo dire che è di grande aiuto alle persone, perché a volte ti dà un po', tra virgolette, una scorciatoia, no? E il conoscere se stessi attraverso i numeri ti fa vedere delle cose che tu non sai di te stessa. Per esempio, tu quando al telefono ci siamo conosciuti e mi hai indicato i numeri che rappresentavano il mio nome, insomma, e tutta questa cosa, io mi ci sono ritrovato, ma tu non avevi neanche letto, non avevi visto, però, cioè, la descrizione perfetta. Cioè, mi hai veramente scioccato, ecco, tutto qua. Ci tenevo a ringraziarti perché mi hai veramente fatto conoscere questa cosa bellissima. Beh, io ringrazio te, perché attraverso il libro poi ho avuto un sacco di altre conferme sui tuoi numeri, no? Come si fa a approfondire? Cioè, ci sono testi che si possono leggere? Com'è? Non lo conosco proprio. La numerologia è antichissima, viene dai grandi saggi del passato, parliamo Pitagora, ma ancora prima, okay. I Caldei, anziché gli Atlantidei, cioè dipende quanto uno può andare indietro, no? È vero o no? Però la numerologia, per come la conosciamo noi in Occidente, adesso io non ho i nomi scritti perché non mi sono preparata ai nomi scritti, quindi non ti so dire i nomi, però ho fatto mi ha fatto un'intervista un nostro amico Marco Granelli, che è un life coach, e io avevo detto tutti i numeri perché mi ero preparata, è vero, il testo. Sono state 3 americane che hanno portato la numerologia a diventare qualche cosa fruibile a livello psicologico, a livello proprio di conoscenza di se stessi, perché c'erano tanti, tanti elementi che davano delle qualità dei numeri abbinabili anche alle persone, a determinati aspetti della personalità, anziché dei talenti. Però renderlo, diciamo, schematicamente usufruibile, l'hanno fatto queste 3 americane, che erano tra l'altro 3 dottoresse, una più anziana, poi l'ha passato alla figlia e via così. Ed è bello sapere che siano state delle donne, no? Che hanno portato alla luce la numerologia nei tempi moderni. E questo è accaduto nel 1902, per cui ai primi del secolo scorso. E la numerologia poi, soprattutto in America, è utilizzata anche per la ricerca delle risorse umane, non solo così a livello esoterico. Io ho una cara amica che lavora in una multinazionale americana, e il datore di lavoro che lei aveva utilizzava la numerologia prima di assumere i dipendenti. Ma io stesso capiva certo degli aspetti che trascendevano la semplice analisi. C'erano degli imprenditori
e attraverso la numerologia possono scegliere i dipendenti in modo più mirato per chi ha il talento, che so, per la contabilità anziché per il commerciale, no? E per cui è diventato uno strumento ottimo per conoscere se stessi e anche per conoscere gli altri. A me capita di fare i profili, non so, di mamma, papà e bambino, per dire, no? Per i bambini si può vedere che predisposizione hanno a livello scolastico, sono più portati per le materie scientifiche anziché umanistiche. Ma è senz'altro uno strumento utilissimo, oggi come oggi, che si può usare perché nel Consiglio di Nicea avevano messo fuori legge l'astrologia, la numerologia e quant'altro, no? Adesso invece è permesso. Meno male, meno male. No, ma è stato Beh, bene. comunque è una cosa che vorrei approfondire, poi magari avremo modo anche Sì. privatamente di sentirci, non lo so, però davvero mi ha, anche quella cosa mi aveva acceso, quindi mi aveva sorpreso. Beh, mi fa piacere, mi fa piacere. E dice Irene, che è astrologa, scrive: sono strumenti potenti. Scrive. Eh È la sì, eh verità. Eh sì, eh sì. sì. E poi la conosce anche Thomas, la numerologia, eh? Magari lui non ne ha fatto. Io non la conosco da studi, penso di libri di numerologia qua, ne ho forse due o tre lì nell'armadio. Più che altro, lei oggi ha citato l'intuizione. L'intuizione è lo strumento di chi vuole camminare da solo. Non per presunzione, ma perché a un certo punto i veri maestri ti danno le stampelle fino a un certo punto, poi te le bruciano, ti dicono che devi camminare da solo, te le spezzano. Sì. Ecco, sono come i veri genitori. I genitori, quando sono veramente dei genitori, a un certo punto ti danno un calcio per andare fuori dal tuo nido, per andare fuori dal nido, come l'uccellino. Ecco, e quindi a un certo punto succede che utilizzi l'intuizione, o meglio, riesci ad entrare nel reame, come tu l'hai nominato, Daniele, nella frase del tuo libro, mi ricordo che hai usato questo termine. Non riesco a fare meno del reame dell'intuizione. Bellissimo. E nelle intuizioni, attraverso delle intuizioni, io ho ricevuto in maniera molto modesta e umile una mia numerologia, che ho trascritto sui miei diari, perché io tengo dei diari, scrivo tantissimo, e ho passato nella mia scuola esoterica. Mi è successo di passare anche queste informazioni. Quindi il modo in cui io conosco la numerologia è un livello, ecco, è un livello di lettura, che non è basato prettamente sul capire come sono fatte le personalità degli altri, anche se ci posso arrivare, ma è uno strumento per ricongiungersi al divino, dato che gli antichi dicevano che il grande spirito, Dio, l'universo, è fatto di numeri, e Dio è chiamato anche dai massoni, tra l'altro, il grande matematico, se non erro. Io non sono un Grande massone, ma il grande architetto. architetto, grande architetto. Però c'è qualcuno che lo chiama anche il grande matematico, se non erro. Almeno a me è stato passato questo dal Geometra mio dell'universo, ho sentito. geometra dell'universo. Comunque è chiamato anche così, grande matematico. E quindi è fatto di numeri. E la numerologia che io personalmente è uno strumento per congiungersi a quell'aspetto lì. Ecco. Qua. Ecco, è bellissimo perché grazie a Patrizia e adesso anche a quello che mi stai dicendo tu mi fate innamorare, anzi no, per la prima volta dei numeri, perché io odiavo tutto quello che era matematica. Anch'io, eh? Anch'io da piccino. Anch'io odiavo matematica. Anch'io ero un disastro. C'è Ivonne che scrive Ivonne è ovviamente una mia cara amica. Patrizia, tu mi dicevi, se non erro, che nella scuola di Pitagora sceglievano gli allievi in base ai numeri, prediligendo chi aveva il 7. È vero. E tu ne hai due. Tu saresti stato un allievo di Pitagora perfetto. Ecco, che è l'unico che un po' conosco lì, cioè, parlando di numerologia, ecco, io pensavo che derivasse più da lui, invece mi hai detto che è ancora più Ma lui in antico pratica l'ha rispetto. portata qui perché sai che aveva la scuola dei pitagorici, no? Esatto.
portato qui. Però è stato 22 anni lui dai sacerdoti egizi, e i sacerdoti egizi erano comunque posteri dei caldei, per cui c'è, poi ci sono gli ebrei, anche la gematria, la Kabbalah, eccetera. Io per esempio, a me piace per esempio guardare le date, per esempio 2020, io avevo fatto una previsione dell'anno 2020, no? Dimmi un po'. E alcune persone valutavano il 20 o il 22 perché non guardavano gli zeri, ma per il motivo di cui Vero ci ha resi edotti il nostro Thomas, lo zero non si può annullare, è molto importante. E per cui io avevo detto che il 2020 era un po' come il 40, e il 40 è un numero biblico che significa maturità, e facevo anche l'esempio della quarantena. Dico più niente. Però ovviamente quest'anno è stata una quarantena continua. Certo, mi rendo conto quanto sia difficile fare delle previsioni, perché ovviamente ci sono troppe variabili, però poi capisco anche che una volta che le cose avvengono, cioè hai la conferma, no, del valore di... Però se noi guardiamo il significato, diciamo così, esoterico, profondo del numero 40, è proprio la maturità, diventare adulti, l'adultità. E questo anno... Faccio come Diego Fusaro, no, no, vai avanti. Ah, di. No, no, finisci, figurati. Ah, e per cui tutti questi trambusti di quest'anno, questi divieti, questo rimanere in casa, rimanere dentro di sé, è vero, ci ha portato e ci porterà, per chi non è ancora, vero, fatto tutto il percorso, ad essere più maturi, più responsabili, più attenti. Questo dovrebbe portare la pandemia, una crescita, è vero, nella propria capacità di essere responsabili e adulti e consapevoli, ovviamente. E con questo mi piace, perché speriamo di poter tutti quanti incrementare, no, in questo discorso di consapevolezza, anche nei confronti del nostro pianeta, ragazzi. Io proprio sento quanto sia questo momento giusto per mettere in pratica tutte le cose che abbiamo detto fino adesso, per il bene nostro, del nostro pianeta, della nostra astronave. Non preoccuparti, ti dico questo, non preoccuparti per il pianeta. No, tu dici di no, che lo, cioè, fa un po' quello che... Non preoccuparti. Basta che fa così e ci scrolla tutti. Ricordati che la superficie di una cosa dove noi abitiamo... Non so in frazione, in percentuale, quanto è di tutto l'essere. La Terra non è solo la sua superficie, come se dovessi considerare solamente la tua pelle, ecco, considerando, cioè non considerando tutti i tuoi organi interni, le ossa, i muscoli, i nervi. Certo, ti puoi bruciare, quanta gente si brucia, però continui a vivere, capito cosa ti voglio dire? E la pelle, no, certo, si può rigenerare, La terra e la pelle, perché sono, noi abitiamo sulla pelle della terra, si può rigenerare in maniera totale in una condizione che noi non possiamo neanche immaginare. Però vabbè, queste cose sono un po' profonde per la prima volta. Volevo dire solo una cosa, Patrizia, che il 40, sì, per l'esoterismo che io conosco, quello che ripeto... Beh, ho ricevuto, scuole di pensiero, ovvio. È un termine, è epurazione. Meglio ancora. Epurazione. Quindi vuol dire, non è la purificazione e non è neanche solamente un dolore. L'epurazione è una via di mezzo tra le due cose. È un momento in cui esce qualcosa per purificare. Però in quel momento in cui esce vedi tanta sporcizia. E per me lo inquadra perfettamente questo anno. Ecco. Come un grosso brufolo. Sì, sì. Sì, un grosso brufolo che sì, è pura. Io vorrei poi chiudere dicendo anche, buttandovi lì una domandina semplice, ma è giusto quindi ambire a diventare una stella? È giusto? Cioè, nella gerarchia celeste... Io vedo le stelle come degli esseri estremamente evoluti, no? E quindi mi sono sempre relazionato a questi corpi come a degli esseri
cioè, appunto, estremamente evoluti. Non ho magari gli organi per comunicare in una maniera comprensibile, ma attraverso l'intuito, attraverso tutto quello che abbiamo appena detto, cioè, io sto cercando di non so come dire, di relazionarmi, ma è così, cioè, l'uomo andando avanti, cioè, diventerà una stella. Diventeremo noi degli esseri così luminosi da poter avere il nostro sistema planetario, cioè, capito? Tra non so quante incarnazioni, però nella scala gerarchica ci arriveremo. Vuoi la verità o vuoi la menzogna? Io voglio la verità, certo, quello che pensi tu. Chiaro, certo, chiaramente. Quello che io sento come verità. Sì. Mm-hmm. Sì. Sì. E calcola una cosa, che esattamente come la zanzara, che adesso potrebbe volare qui sul mio schermo dove vi sto vedendo, percepisce non Bostari, non Pezza Rossa, Patrizia, ma percepisce delle onde, percepisce il calore, il freddore, elettromagnetismo, luce. Noi percepiamo la stessa cosa rispetto alle stelle. Le stelle sono degli esseri inconcepibili per il nostro attuale strumento essere umano. Però sì, cioè, nella scala evolutiva noi siamo destinati, per chi prende quella via, quella via ascensionale, perché poi ci sono altre vie, a divenire un giorno soli, stelle e anche chissà di più, intere galassie. Perché così come Patrizia aveva detto che quando aveva 6 anni a suo padre diceva ma siamo tutti, no, siamo delle cellule anche noi di un organismo più grande, io da sempre mi relaziono con il sole in questi termini, cioè vedo proprio, non è che lo vedo come una palla di gas che capito che ha una serie di reazioni nucleari e poi ci permette attraverso la fascia, no, in cui abitiamo noi, orbitiamo, l'equilibrio giusto per la vita. Cioè, io la vedo proprio come come il nostro papà, non so come. E quindi, cioè, mi comunico con il sole, ogni volta che prendo il sole, che ne so, che sono in piscina, in vacanza e sto lì, io e cerco di entrare con lui a questo lì, cioè di comunicare con lui così, quindi non sbaglio. Sei matto, per me ci vedi benissimo. Okay. Non sbaglio. Sei proprio un figlio delle stelle. Okay. È una delle cose più sacre che una persona può percepire, è una delle cose più sacre che una persona può percepire. Il sole è la divinità più vicina a noi. Adesso va bene, non farmi entrare in tematiche. Ma è questo. Io, cioè, forse non adesso, ma se vi va, ricominciamo da ste cose, ok? Cominciamo dal sole la prossima volta, allora. Okay. Del tuo libro ne parleremo l'anno prossimo. No, è bellissimo, perché nel tuo libro ci sono veramente tantissime cose. Io ho scritto 2 pagine intere di... E non hai letto niente? No, ho letto, Daniele, ho letto prima. Ah, ok. È uscita una puntata stupenda, abbiamo iniziato la tua storia, che poi è la storia di quelli che vogliono affrontare se stessi e vivere la vita, e siamo arrivati a livello del libro, della tua storia, all'inizio, ma ci andremo avanti, perché ci sono tantissime cose che Daniele ha vissuto e ha scritto che possono servire a tutti. E questa è un po' la missione all'interno di Visione Alchemica che mi sento di portare. Perché sai, se faccio sempre il maestrino, quello che fa le lezioni, sembra che me la racconto, me la canto sempre da solo. Invece abbiamo una persona che ha una visibilità e ha una purezza d'animo veramente introvabile, ma anche tra le persone... Io non so spiegartelo, Daniele. Io spero che tu la... onori questa cosa di te, che la riconosca, e tra l'altro che ha fatto un'esperienza meravigliosa, e l'ha scritta, l'ha portata, e sei uno strumento formidabile, dato che il tuo scopo è quello di veicolare, essere un veicolo della luce, io mi permetto di servire questo passaggio, almeno qui su Visione Alchemica. Non a caso, appena ti ho visto, lo ribadisco, scusatemi se sembro ripetitivo,
però letteralmente chiedetelo a, se non ci credi, Daniele e Patrizia, alla mia compagna Elisabetta. Io sono rimasto 3 giorni folgorato, come se fossi innamorato di un... Sapete quando vi infatuate di una ragazza a 14 anni, 12 anni? Ecco, così, avendo conosciuto Daniele, avendolo visto una volta a teatro. Perché sei veramente quello che vuoi essere, sei. Tu vuoi essere conduttore di luce, ma sei luce, sei così, Daniele. E nel mio piccolo io voglio aiutare a veicolarti, ecco. Almeno dove posso, perché sai, non è che abbia tutti questi strumenti importanti, però Patrizia ha un canale di nicchia, ma molto diffuso, molto esteso, che arriva a tante persone interessate, che hanno una certa profondità, e se ti va io volentieri ti riaccolgo qui, oltre a rivederti intimamente e privatamente se tu vorrai, sarebbe per me un onore. Però certo, anche qua se vorrai. Così raggiungiamo grazie. Più persone. Grazie infinite per tutto quello che hai detto. È chiaro che cioè, mi mette in difficoltà, lo sai, perché oggettivamente è così, però davvero credo che sia importantissimo uno scambio adesso tra persone che no, hanno questo tipo di percezione, di sensibilità. Quindi essere ospitato da voi e aver avuto la possibilità di parlare di questo per me già è stato bellissimo. Una bellissima occasione, quindi davvero con grande piacere ci rivedremo, e poi adesso abbiamo stabilito questo contatto insieme, quindi dai cioè ci amplifichiamo a vicenda, no? Cioè portiamo avanti questo segnale. È vero, Daniele emana luce, scrivono. Sì. Io posso dire che stasera mi sento sazia. Ah, bene, 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 bene. Quindi adesso ti... dentro di me. Bene, bene, sono proprio contento, ragazzi. Grazie. Io penso che adesso devo continuare invece a fare delle ricerche, perché sto lavorando e quindi devo preparare la puntata di domenica, poi veramente vi saluto, però era divertente perché alcune cose le prenderò anche dalla nostra discussione. Sì, per cui grazie per avermi arricchito. No, voi avete arricchito me. Ci siamo arricchiti a vicenda tutti quanti. Adesso non so quanti siamo, poi vedremo un po' quanti siamo stati. Io ho visto delle cifre enormi. Quindi io saluto tutte le persone ovviamente che hanno scritto, che hanno commentato, che adesso me le guardo tutte, vado anche a rivedere quelle che ho perso. La pagina di Visione Alchemica, poi trovi tutta la chat. Bene, okay. Io ringrazio veramente di cuore Daniele, Thomas e tutta quella meravigliosa gente che c'è in chat, che c'è in web radio, siamo di qua, di là, e tutti quelli che si aggiungeranno poi ad ascoltare il podcast, veramente, che belle persone. Ce ne saranno altrettanti. Una moltitudine di anime meravigliose stasera, come tutte le sere, certo, però stasera eravamo un po' di più. Grazie ancora Daniele. Vi abbraccio tutti, grazie Thomas, grazie Patrizia, grazie a tutti voi. Vi voglio bene. Un abbraccio vero. Ciao Daniele, buon lavoro allora. Ciao, grazie. Buona serata. Mi stacco. Ciao. Bene, salutiamo anche noi allora. Sì. Buonanotte. Grazie mille, ciao Patrizia, grazie ancora, ciao.